Buongiorno e benvenuti a questo webinar di approfondimento che è dedicato al tema dell'accesso alle informazioni sulle origini. Questo webinar si realizza nell'ambito del ciclo formativo L'adozione si trasforma, risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini, che come molti di voi sapranno è un percorso di formazione a distanza promosso dalla Commissione per le adozioni internazionali in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze. Io sono Raffaella Pregliasco, sono una ricercatrice presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze e un giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Anche oggi ho l'onore e l'onere, direi, di moderare questo momento di scambio. È il nostro secondo appuntamento, successivo al webinar che si è realizzato lo scorso 23 di giugno e che ha avuto un grandissimo successo. Anche oggi siete numerosissimi, al momento sono collegate circa 800 persone, quindi siamo veramente tanti. Abbiamo ricevuto circa 1500 iscrizioni. Vi ricordo che abbiamo riservato uno spazio finale alle domande che vorrete porci. E quindi vi invito a formularle durante il corso del webinar sulla piattaforma che avete a disposizione. Cercheremo di rispettare i tempi per rispondere ad alcune di queste domande, per le altre vedremo di rispondervi nei prossimi giorni. Io ringrazio tutti i relatori a cui do il benvenuto. Vorrei dare però subito la parola per un saluto al vicepresidente della CAI, il dottor Vincenzo Starita, che noi tutti che lavoriamo nell'ambito della tutela minorile abbiamo il piacere di conoscere perché da tempo si occupa anche del tema dell'adozione, dell'adozione internazionale in particolare. Dottor Starita, prego. Innanzitutto un saluto a tutti i partecipanti, che va però associato ad un sentito ringraziamento da parte mia a lei in rappresentanza di tutta la squadra dell'Istituto degli Innocenti, unitamente anche alla dottoressa Barberi che dirige la segreteria tecnica della CAI, perché insieme avete fatto veramente un ottimo lavoro. Il ringraziamento va ovviamente anche a tutti coloro che hanno collaborato, non soltanto nella realizzazione, come lei ha detto, del webinar odierno, ma in generale di tutti i corsi di FAD, di formazione che si sono svolti e che noi ci auguriamo possano continuare con pari successo anche per il futuro. È fondamentale per la Commissione Adozioni Internazionali che venga sempre più affermata la cultura dell'adozione. Io credo che la scelta metodologica che è stata fatta, cioè quella di realizzare la formazione a distanza, sia stata poi una scelta vincente. Ci tengo a sottolineare che è stata una scelta posta in essere prima che purtroppo la pandemia ci colpisse, quindi non è stata una scelta dettata da esigenze di carattere contingente, ma è stata una scelta proprio finalizzata ad assicurare e a realizzare la massima partecipazione possibile. Attraverso i corsi FAD abbiamo raggiunto un numero rilevante di operatori e abbiamo coniugato da un lato la quantità degli argomenti trattati, ma io direi soprattutto l'abbiamo coniugata con la qualità, quindi con un elevatissimo livello di approfondimento. I webinar consentono qualcosa in più, consentono a chiunque voglia partecipare di confrontarsi, quindi anche al quisque de popolo, anche al comune cittadino, chiunque gratuitamente ha la possibilità di approcciarsi alle problematiche più rilevanti nel campo dell'adozione. La informazione e formazione noi sappiamo di altissima qualità, è un po' il marchio di fabbrica dell'Istituto degli Innocenti, quindi l'accordo che è stato fatto con voi è sicuramente già di per sé una garanzia di successo. Consentitemi però di salutare tutti i relatori che oggi compiranno appunto un approfondimento mirato alla tematica in oggetto e in modo particolare di salutare tra le relatrici
la dottoressa Laera. Io credo che la dottoressa Laera, che come ben sapete è stata vicepresidente della Commissione fino a pochissimi mesi fa, fino ad inizio giugno, e ha lasciato soltanto, ahimè, per limiti di età, il testimone al sottoscritto, rappresenti in un certo qual modo l'entusiasmo, la passione, insomma, l'esperienza, un patrimonio che non deve essere assolutamente disperso. Io sono stato profondamente colpito dal fatto che Laura, nonostante appunto tutti gli sforzi e il lavoro fatto nel corso di questi anni, abbia voluto comunque rimanere all'interno della commissione come esperta, il ministro l'abbia voluta fortemente, e poi il fatto che lei ancora adesso continui, insomma, a manifestare tutto il suo desiderio di essere vicini a tutti quanti noi. I lavori hanno tutti pari dignità, io dico sempre, ma operare in settori così delicati, nel mondo minorile e nel mondo dell'adozione, significa sentire, e tutti gli operatori lo sanno, una vera e propria missione, un senso di appartenenza ad un mondo, così peculiare che tutela i diritti dei minori. Veniamo alla tematica di oggi, soltanto due parole, non voglio sottrarre spazio ovviamente ai relatori, però la mia esperienza di giudice minorile mi ha insegnato di quanto sia centrale la tematica della ricerca delle origini. La centralità nasce da una considerazione di fondo. Un'adozione diventa sicuramente una buona adozione quando l'adottato riesce ad attuare una ricerca. E badiamo bene, l'importante è realizzare la ricerca. Poi sappiamo che molto spesso è una ricerca che può anche, ahimè, essere infruttuosa o non produrre il risultato sperato, ma il solo fatto che l'adottato venga accompagnato in questa ricerca, che il sistema abbia il dovere di accompagnare l'adottato e i genitori adottivi in questa ricerca, è un elemento estremamente significativo. Il nostro paese, la storia ci insegna, è arrivato molto tardi a riconoscere un vero e proprio diritto dell'adottato alla ricerca delle origini, un diritto che trova le sue radici nel diritto alla propria identità. Leggevo l'altro giorno delle pagine molto sentite, molto toccanti di Moro e anche delle affermazioni fatte da Dogliotti all'inizio degli anni 90, e mi ha colpito molto quanto fosse forte la contrarietà rispetto alla ricerca delle origini, quanto nel 90 si avvertisse ancora così forte il desiderio in qualche modo di tutelare l'adozione come una seconda nascita e la preoccupazione di fondo di tutelare il minore e la famiglia adottata da ogni forma di pressione di carattere psicologico e talvolta anche economica da parte della famiglia di origine. Ed è significativo invece il fatto che in altri paesi come la Germania, la Corte federale suprema tedesca, in quegli stessi anni invece individuasse il diritto all'identità facendolo rientrare nell'alveo dei diritti in cui si concretizza, si materializza la dignità della persona umana. In Italia sappiamo perfettamente, soltanto nel 2001 abbiamo avuto una prima formulazione chiara che andava a riformare la legge fondamentale sull'adozione, riconosceva questo diritto, seppure con tutti i limiti che poi la Corte Costituzionale ha dovuto rimuovere. E ci tengo ad evidenziare che lo Stato adottivo è, come tutti quanti noi sappiamo, uno Stato esistenziale, una condizione esistenziale, una condizione di vita che colpisce i minori. E questo comporta inevitabilmente che, soprattutto nelle fasi dell'adolescenza, l'esperienza insegna, ma talvolta anche nella prima giovinezza, ecco, il ragazzo, il giovane, avverta inevitabilmente la necessità di realizzare, di formare la personalità, e il bozzolo per poter diventare finalmente farfalla deve liberarsi dei legami in qualche modo significativi del suo passato. E tutto questo inevitabilmente comporta un confronto della persona adottata, del ragazzo adottato, con il dolore di fondo che è rappresentato dal trauma dell'abbandono.
Questo grido di dolore, appunto, poi si materializza attraverso la necessità di riannodare i fili di un passato e di ricostruire il puzzle della propria storia esistenziale, della propria storia di vita. I genitori hanno il compito, in qualche modo sono i depositari per una scelta di sistema molto forte di tutte le informazioni che appartengono al vissuto, alle origini del ragazzo. E sono loro praticamente che hanno il compito di filtrare queste informazioni, hanno il diritto-dovere di trovare il momento, le modalità giuste per aiutare il ragazzo in questa attività di ricerca. Il fenomeno praticamente della ricerca si collega inevitabilmente con la capacità della coppia adottiva a svolgere questo delicatissimo compito. Noi come istituzioni abbiamo però un ruolo fondamentale in tutto questo, cioè dobbiamo accompagnare l'adottato e la coppia adottiva in questa delicata funzione, che è l'unica possibilità che noi abbiamo per lenire il vuoto, il dolore che è nell'animo della persona adottata. E lo dobbiamo fare con la massima competenza, con una chiara ripartizione dei ruoli, con l'individuazione di approcci metodologici corretti, ma lo dobbiamo fare anche attraverso un adeguato sistema di conservazione dei dati. Su questo si discute ancora molto poco in Italia e invece è fondamentale preparare, costruire oggi il futuro attraverso operazioni di questo tipo. Michel qua diceva correttamente, paragonava l'adozione ad un innesto. L'innesto inevitabilmente comporta una ferita nella pianta e la ferita, per quanto possa essere rimarginato, lascia inevitabilmente una cicatrice. Però l'esperienza di vita insegna a tutti quanti noi che si può essere anche orgogliosi delle cicatrici che abbiamo addosso, se queste cicatrici sono il frutto appunto inevitabile di un percorso. Tolstoi affermava che gli uomini si differenziano praticamente nel dolore, nella gioia, siamo tutti quanti uguali. I nostri bambini adottati sono bambini non diversi, perché i bambini sono tutti quanti uguali, però sono sicuramente dei bambini speciali che devono affrontare questa vicenda di dolore. Se questa vicenda di dolore viene affrontata in maniera corretta e vengono accompagnati in questo percorso, io sono convinto che questa esperienza di dolore diventa la loro forza, diventa espressione di una sensibilità che si acuisce attraverso il meccanismo di ricerca. Per concludere, mi lasci dire che sono rimasto molto colpito anche dalla scelta che avete fatto nell'individuare il titolo, di questo webinar. Non si parla di ricerca di origini, si parla di ricerca di radici. Anche questo, secondo me, ha un significato molto profondo. La radice, rappresenta praticamente per la pianta in qualche modo la sua forza. Più sono profonde le radici, più la pianta è in grado di resistere alle tempeste, alle difficoltà. Ecco, e trae nutrimento anche dal terreno. Aiutare i ragazzi a cercare appunto questa forza, questa capacità di resilienza. Questo è lo sforzo che tutti quanti noi dobbiamo compiere. E badiamo bene, non è uno sforzo facile. Oggi è ancora più difficile rispetto ad un tempo, perché se è vero che questa modernità è una modernità liquida, come dice Bauman, è una società praticamente in cui i legami inevitabilmente si sfaldano e siamo come dei coriandoli, per usare un'espressione di Derrida in una sua relazione, dei coriandoli che casualmente possono trovarsi vicini, addirittura appiccicati, ma sono comunque distanti l'uno dall'altro. Allora immaginiamo quando questa società liquida è in grado di influenzare, ahimè, negativamente anche i legami familiari. Oggi esistono delle profonde crisi, ecco perché la famiglia adottiva, deve essere aiutata di fronte alle difficoltà praticamente, che affronta ogni giorno, in un percorso che non possiamo immaginare si concluda con l'adozione, ma deve durare nel tempo. E questo è un po' l'aggancio poi con quello che sarà la tematica del prossimo webinar, in cui esamineremo
tutte le problematiche che nascono nella fase successiva all'adozione. E tra queste problematiche l'accesso a religi, come vi dicevo all'inizio, ha un ruolo centrale. Io sono certo che tutti coloro che ascolteranno le relazioni avranno modo di comprendere fino in fondo l'importanza di questa ricerca. Grazie. Presidente, il dottor Starita starà con noi per tutta la durata del webinar e ovviamente per le conclusioni. Entriamo adesso in medias res. Vorrei condividere con voi alcune preliminari informazioni sul tema oggetto di questo webinar. Voi sapete che è una tematica di oltre che di grande attualità, è di specifico interesse anche per l'Istituto degli Innocenti, che in questi ultimi anni ha realizzato due indagini a carattere nazionale attraverso i tribunali per i minorenni sul territorio. E gli ultimi dati disponibili, che si riferiscono ovviamente alla ricerca che è stata realizzata nel 2018, mostrano una crescita estremamente significativa delle istanze di accesso alle informazioni che sono state presentate presso i tribunali per i minorenni italiani. In particolare, rispetto all'indagine precedente, si registra un incremento del 37,8%, quindi è piuttosto significativo. La distribuzione del fenomeno, la distribuzione territoriale di questo fenomeno è ovviamente molto variabile, ci sono tribunali in cui vengono presentati un numero anche molto alto di ricorsi, in altri ovviamente meno. A fronte però dell'aumento dei ricorsi si riscontra una notevole disomogeneità di procedure e di prassi nei diversi contesti territoriali. Ne vorrei ricordare a titolo esemplificativo solamente tre che ci sembrano, da questa recente ricerca che è stata realizzata dall'Istituto degli Innocenti, sono emerse una notevole disomogeneità delle prassi nei diversi contesti territoriali. E ne vorrei, condividere almeno tre che ci sembrano significative. La prima, è, diciamo, relativa alla fase istruttoria dei ricorsi. Infatti, nel caso in cui il richiedente sia un ultra 25enne, solo alcuni tribunali per i minorenni, una piccola parte, decidono di procedere sempre in ogni caso all'ascolto dell'istante, mentre nella maggior parte dei tribunali si procede e si valuta caso per caso. Un'altra differenza importante è che non sempre vi è una rete tra i soggetti che sono interessati a queste procedure, una rete che assicuri un accompagnamento e un supporto efficace. E spesso non c'è coordinamento tra i servizi territoriali e il Tribunale per i minorenni. I servizi spesso lamentano di venire coinvolti nel percorso di accesso alle origini in modo discontinuo e di non venire informati dal Tribunale per i minorenni competente sull'esito del procedimento per gli adottati avuti in carico, cioè se c'è stato un provvedimento che ha autorizzato l'accesso o meno. D'altra parte, i tribunali spesso non sanno, una volta che è stato emesso un provvedimento, se poi, il ricorrente ha effettivamente preso contatti con la famiglia biologica. Le differenze più marcate, più grosse, riguardano però ovviamente la fase dell'interpello della madre anonima. Ci sono infatti tribunali per i minorenni in cui l'interpello viene effettuato attraverso i servizi sociali, altri in cui sono gli stessi magistrati presso il tribunale per i minorenni o in alcune regioni presso sedi messe a disposizione dai servizi sociali che procedono ad interpellare la madre anonima. In alcuni casi l'interpello viene effettuato dai giudici onorari, in altri casi dai giudici togati. Le criticità quindi presenti sono ancora molte oggi e cercheremo anche con questo webinar di prendere in esame questo fenomeno in ottica multidisciplinare per verificarne l'impatto nei diversi ambiti, per evidenziarne eventuali criticità, ma non solo, per offrire dei possibili percorsi di sviluppo e di miglioramento.
Do quindi nuovamente il benvenuto ai relatori che sono qui con noi oggi, che sono tra i maggiori esperti nel nostro paese, su questo specifico ambito tematico. Vorremmo partire tratteggiando i contorni e le specificità di questo fenomeno. Passerei allora la parola al secondo relatore, che è l'avvocato Grazia Ofelia Cesaro, esperta di diritto minorile e presidente dell'Unione Nazionale Camere Minorili. Allora, noi sappiamo che l'esercizio del diritto all'accesso alle informazioni sulle proprie origini è un diritto assolutamente personale. È legittimato a presentare richiesta di accesso all'adulto adottato, e a meno che non ci siano, come dice l'articolo 28, motivi sanitari gravi. Sappiamo però che in molti casi è la famiglia biologica che tenta di raccogliere informazioni e in alcuni casi anche di prendere contatti con l'adottato. Come si può tutelare l'adottato da richieste di contatto non volute, non cercate? Dottoressa, grazie naturalmente per l'invito e grazie anche per la tematica che mi è stata assegnata, che ovviamente è una tematica, devo dire, ad alta complessità, come naturalmente ha anche evidenziato il suo quesito. Io avevo un po' l'idea di ricollegarmi all'intervento precedente della dottoressa Alaera, perché è evidente che, diciamo, il problema della riservatezza dei minori rispetto alle loro origini, rispetto ai loro dati, è strettamente collegato come dire, al diritto di accesso alle origini. Allora, solo un breve accenno proprio al diritto all'accesso alle origini, che poi chiaramente verrà illustrato dalla dottoressa Laera. La prima domanda da porsi è se oggi noi abbiamo ancora una tenuta, da un punto di vista normativo, di quello che è stato il complesso di norme che ha in questo momento, che in questo momento sta regolamentando l'istituto dell'adozione legittimante, ovviamente, poi lo vedremo anche per l'adozione internazionale, un'adozione legittimante nazionale e internazionale, da un punto di vista normativo. E qual è la tenuta, diciamo, di questo sistema con riferimento all'accesso alle origini e al diritto alla riservatezza della minore con quelle che sono le attuali trasformazioni sociali? Il dottor Sarita faceva riferimento appunto ad una società liquida. Noi sappiamo anche che è proprio invece anche i nuovi strumenti di comunicazione, l'utilizzo diffusissimo sostanzialmente dei social, di tutta una comunicazione che chiaramente porta ad avere un principio, diciamo così, di riservatezza sempre più affievolito. Perché è importante avere sempre, come dire, collegato il bilanciamento tra accesso alle origini e diritto alla riservatezza? Ce lo dice ovviamente lo stesso articolo 28 nella sua formulazione dopo la legge appunto 149/2001. Noi sappiamo che l'adozione non è più una seconda nascita, e questo lo indica appunto il comma 1, per cui il minore deve essere adottato e informato di tale sua condizione dai genitori adottivi, che devono provvedervi nei modi e nei termini che essi ritengono più opportuni, quindi il primo pilastro, diciamo così, della nuova riforma sull'adozione. E secondo, ovviamente, questo non era una novità, ma il fatto che ci debba essere una secretazione sui dati quando si riferisce all'adozione legittimante, questo è previsto appunto dai commi 2 e 3, e poi l'istituto appunto dell'accesso alle origini, e che il nostro ordinamento prevede come dire, prevede con dei limiti di età, sappiamo essere 25 e 18 anni per casi particolari, ma soprattutto prevede sicuramente, e di questo oggi noi appunto parleremo proprio, con un'assistenza appropriata, che è poi il ricorso appunto avanti al Tribunale per i minorenni. Quindi il nostro ordinamento ha fatto questa scelta di dare a questa importanza della storia passata, voglio dire, un percorso di accompagnamento. E
Perché e già qua troviamo, no? Entriamo già con il limite della riservatezza, perché riservatezza finora l'abbiamo ragionata e l'articolo lo ragionava solo con riferimento ovviamente al minore, ma è evidente e di qua ci siamo resi conto che ad esempio un primo concetto di riservatezza noi l'abbiamo avuto nel caso appunto dell'accesso alle origini in caso appunto di parto con madre che aveva voluto rimanere anonima. La sentenza Godelli, che tutti ben conosciamo, ha per prima però richiamato l'Italia al fatto che occorre sempre fare un bilanciamento tra i diritti che sono in questione. La scelta che era stata fatta dal legislatore ai tempi, che era una scelta, lo ricordiamo tutti, una scelta di protezione non solo del diritto all'anonimato della madre, ma era anche una scelta di protezione, come sappiamo, di prevenzione, se vogliamo, rispetto a quelle che potevano essere anche le conseguenze, no, di un abbandono dei minori, quindi di tutela all'infanzia, doveva comunque essere sempre bilanciata con il diritto della soggetto adottato alla sua identità. Sappiamo che la CEDU tiene molto a questo principio dell'accesso alle informazioni della propria vita come diritto all'identità. Vi segnalo che una sentenza meno celebre della sentenza Godelli contro Italia, che è la sentenza della CEDU Kalin e altri contro Romania nel 2016, che naturalmente con riferimento all'articolo 8 ritiene che rispetto alla vita privata richiede che ciascuno sia in grado di conoscere i dettagli della propria identità di essere umano e il diritto dell'individuo a tali informazioni è essenziale proprio a causa del suo impatto sulla formazione della personalità. Il percorso è noto e certo verrà ripreso poi dalla dottoressa Laera, è stato appunto l'intervento della Corte Costituzionale che ha sostanzialmente richiamato la 278 del 2013 che ha posto il principio della reversibilità del segreto nel caso appunto di madre anonima e le ricerche che ci ha portato la dottoressa Pregliasco ci dicono poi quali sono state appunto le varie prassi dei tribunali nell'accoglimento di questo principio di reversibilità, quindi di contatto con la nuova madre, di reversibilità alla volontà di avere appunto che diciamo, i propri dati possono essere poi dati al figlio nel momento in cui richiede l'accesso. Sappiamo che poi sono intervenuti appunto, la Corte Costituzionale aveva chiesto un intervento del legislatore che non c'è stato e infatti i tribunali, tra primo ricordiamo il Tribunale di Firenze, quando ai tempi era Presidente la dottoressa Laera, hanno dato comunque delle linee guida operative e sappiamo che la Cassazione con una sentenza del 2017, la 1946, ha detto comunque, ha legittimato il fatto che come dire, queste prassi dei tribunali dovessero comunque essere applicate anche in attesa appunto poi di un intervento legislativo. Interessante che ancora una volta il diritto alle origini si sia imbattuto con il diritto appunto alla riservatezza, in questo caso appunto della madre che voleva essere anonima, nel caso ancora una volta in cui la madre sia deceduta. Allora, perché ancora è interessante? Perché in questo caso il principio che era stato dato dalla Corte Edu, che era proprio il bilanciamento tra il diritto all'anonimato della madre e il diritto di accesso e quindi il diritto all'identità, la scoperta della propria identità del soggetto adottato, si trovava ad avere questo nuovo fatto, cioè il fatto che nel momento in cui c'era l'accesso alle origini, io non so se è stato riportato dalla ricerca, ma effettivamente l'accesso alle origini avviene anche in fasi di età, anche a volte abbastanza avanzate, e ci si può trovare di fronte al fatto che appunto la madre nel frattempo sia deceduta e quindi non più in grado di attuare questo percorso di reversibilità del segreto. Ecco, in questo caso la Cassazione con provvedimenti finora abbastanza conformi, mi riferisco alle sentenze della Cassazione del 2016, la 15.024 e la 22.838 e per ultimo anche l'ordinanza 3.004 del 2018, hanno previsto che nel caso appunto di decesso della madre che ha richiesto di rimanere anonima, vengono meno in questo caso le ragioni di riservatezza della stessa e prevale il diritto del minore, in questo caso appunto comunque il soggetto adottato, a riconoscere le proprie origini. Allora, questo è chiaramente un
come dire, è un aspetto assolutamente di rilievo, però è un aspetto che non è stato condiviso pienamente, diciamo, anche dalla dottrina, perché è vero che la madre in questo caso è venuta meno, ma il suo diritto alla riservatezza è in qualche modo, si è detto, legato anche al ricordo, all'identità sociale che lei si era creata, al ricordo che tutti hanno della sua storia. Ed in questo modo è evidente che questo poteva venire meno con il disvelamento di una realtà anche dopo il suo decesso. Su questo è intervenuto recentemente il Tribunale per i minorenni di Genova con una sentenza del 23 maggio del 2019, che ha proprio fatto un distinguo, ritenendo che non fosse comunque, pur seguendo i principi dati dalla Cassazione, ha ritenuto comunque non accoglibile l'istanza di autorizzazione di accedere alle informazioni biologiche circa la propria origine, nonché all'identità della madre biologica che abbia optato per l'anonimato, in caso di morte della medesima, se risulti che la donna deceduta abbia avuto degli altri figli. E questo proprio per rispetto, in qualche modo, anche della sensibilità e della storia che questi figli avevano, appunto, della propria identità, ma anche di quella della propria identità familiare. Come vi dicevo, questi principi sono, nel nostro ordinamento, sono un po' un portato anche di quelle che però hanno le indicazioni convenzionali, e naturalmente mi riferisco, per quanto riguarda l'adozione internazionale, alla Convenzione dell'AIA del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori, che è stata ratificata, ricordiamo, nella 98, perché all'articolo 30 viene proprio specificato che le autorità competenti di ciascuno Stato conservano con cura le informazioni sulle in loro possesso per quanto riguarda le origini del minore, e soprattutto chiedono alle autorità che le autorità assicurino l'accesso al minore o del suo rappresentante alle informazioni con assistenza appropriata nelle misure consentite dalla legge. Vedete quindi che i parametri che noi avevamo avuto per l'accesso alle origini, quindi secretazione, dati da conservare, secretazioni con gli stessi, ma anche po possibilità di accedere alle informazioni con un'assistenza adeguata, sono proprio poi stati, come vogliamo, come dire, i punti saldi che anche la nostra normativa interna ha previsto. Diciamo che ad esempio le linee guida hanno poi previsto della Convenzione dell'AIA, le linee guida operative della Convenzione dell'AIA hanno poi indicato che la normativa nazionale di attuazione della Convenzione deve prevedere garanzie atte a preservare la riservatezza dei dati riguardanti i figli adottivi, i figli, quindi un rafforzativo, direi, sulla riservatezza rispetto a questi dati. E ai sensi dell'articolo 9 viene dato poi un ruolo all'autorità centrale per quanto riguarda anche la diciamo, raccolta di questi, raccolta, conservazione e scambio di informazioni anche rispetto a questi dati. Arrivo alla domanda che mi era stata data: che cosa ne è però di questa attenzione rispetto alla riservatezza nel mondo di oggi, no? Questa attenzione rispetto all'accompagnamento che il legislatore, sia convenzionale, ma anche il nostro legislatore nazionale, ha voluto dare a un momento così importante come il riscrivere la nostra storia, in un momento come il nostro, in cui appunto non solo i social media, le trasmissioni televisive e diciamo, la possibilità di comunicazione oramai quasi illimitata, stanno dando. Allora, intanto ho trovato, come dicevo, il nostro ordinamento prevede un diritto di accesso alle origini da parte del minore, ma è bene precisarlo perché a volte c'è veramente una confusione, ecco, anche nella comunicazione. Non è viceversa previsto un diritto, diciamo, alla ricerca della propria discendenza in caso di adozione, e quindi non vi è un diritto chiaramente dei genitori. Il nostro ordinamento non riconosce questo diritto proprio perché ritiene prevalente il diritto alla riservatezza, appunto indicato dai commi secondo e terzo dell'articolo 28, oltre poi vedremo ad altre norme di legge. Quindi noi non abbiamo questa possibilità. Peraltro l'idea non è così
Mettere a confronto i due diritti non è così, diciamo, io pensavo fosse solo così, una speculazione mia giuridica di pensiero, ma in realtà c'è stato qualcuno che ha anche provato a farlo valere, cioè successivamente alla sentenza Godelli e poi l'intervento della Corte Costituzionale che effettuava il bilanciamento tra il diritto appunto all'accesso alle origini e il diritto della madre anonima, ha tentato di fare un genitore biologico un accesso invece tramite il Tribunale per i minorenni, quindi utilizzando prima l'articolo 28, per avere informazioni sullo stato appunto sulle nuove identità del minore appunto che era stato ai tempi adottato, accesso che è stato negato dal Tribunale, ha tentato un accesso agli atti utilizzando invece l'articolo 24 della legge sull'accesso agli atti e anche questo accesso è stato negato alle nuove informazioni e allora si è rivolto avverso l'ultimo diniego, si è rivolto alla TAR, in questo caso sostenendo sostanzialmente una disparità di trattamento per la possibilità del soggetto adottato di accedere alle informazioni della famiglia biologica e che questo diritto invece non fosse riconosciuto appunto alla famiglia biologica. Allora, purtroppo noi non abbiamo una pronuncia di rigetto del TAR Toscana, la 1269 del 2018, che ci dice che purtroppo non entra esattamente nel merito, dice che appunto la questione non è di rilevanza all'interno, avanti a sé, quindi non dà piena soddisfazione al richiedente. Mi viene però da dire che noi sappiamo che il nostro ordinamento non ritiene che, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, tutti devono avere lo stesso trattamento, ma che possono aversi trattamenti diversi, ed in questo caso appunto vi sono, quando vi sono chiaramente dei motivi che legittimano questa diversità. E questo, e come dicevo, il nostro ordinamento ha dato questa, diciamo, priorità di garanzia, di tutela alla soggetto adottato. Arriviamo ora a vedere un po' come viene orientato al nostro ordinamento, qual è, diciamo, la costruzione generale, perché noi non abbiamo solo una questione di riservatezza del minore, abbiamo una questione, scusate, del minore adottato, abbiamo chiaramente una costruzione generale di riservatezza per quanto riguarda tutti i minori, di cui i minori adottati sono chiaramente poi una parte. Gli articoli sono quelli che tutti noi già conosciamo, ma così li rammento un po' a tutti, giusto per capire quanto il nostro ordinamento si occupa di fornire comunque di adeguatamente tutelare il diritto alla privacy, diciamo dei minori. Abbiamo ad esempio l'articolo 10 del nostro codice civile che ci dice appunto che qualora l'immagine di una persona, comunque di un minore, sia esposta senza il consenso appunto dei genitori, è naturalmente una forma di abuso su cui l'autorità giudiziaria può immediatamente intervenire. Abbiamo tutte le norme relative alle condotte appunto dei giornalisti, le regole deontologiche relative al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica, che prevedono appunto che il giornalista non debba pubblicare il nome dei minori coinvolti in fatti di cronaca né fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione, perché si specifica il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Abbiamo ovviamente la Carta di Treviso che per quanto riguarda proprio fa specifico riferimento ai minori in caso di affidamento e adozione e ritiene che in questo caso la tutela dell'anonimato debba essere appunto massima per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione. Abbiamo poi la legge, come dicevo, la legge 28, come 2 e 3 della legge adozione, che appunto prevede una particolare segretazione dei dati anche da parte dell'ufficiale dello Stato civile per quanto riguarda ancora una volta i minori adottati, e poi abbiamo anche un'ipotesi di reato prevista dall'articolo 73 della legge adozione, perché viene previsto quando chiunque, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisca qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti è stata pronunciata adozione o rileva in qualsiasi modo notizia circa lo stato adottivo.
Queste sono chiaramente le norme principali, ma per venire alla domanda che mi è stata fatta, così arrivo anche alla conclusione del mio intervento, che cosa accade se vi è questa famiglia, diciamo questo genitore, non effettua la ricerca come hanno fatto questi genitori attraverso il tribunale e rivolgendosi, come vi ho detto, anche poi al tribunale amministrativo, ma ad esempio invece sui social, utilizzando gli strumenti di comunicazione molto più rapidi ed efficaci ed in questo caso lanciando una ricerca sui social, indicando appunto il nome del minore, la data di nascita, il luogo di nascita e anche fatti relativi alla precedente vita passata che possono appunto comunque in qualche modo riconoscere anche altri soggetti, altre persone, pensiamo magari qualcuno che riconosce questo posto e lo riconosce, compagni di scuola o altri soggetti che possono in qualche modo venire a conoscenza della storia adottiva, della persona coinvolta, del minore coinvolto, prima ancora che magari il minore ne abbia la conoscenza. Allora, è evidente che tutti questi dati sono comunque dati sensibili, che sono trattati dal codice della privacy e anche dal famoso GDPR, il nostro regolamento europeo, la 679 del 2016, che espressamente prevede che qualsiasi dato, per l'utilizzazione di qualsiasi dato, è necessario il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte appunto del soggetto interessato. In caso di minori non è ammesso nemmeno il fatto che il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse perché il nostro ordinamento ritiene che in questo caso debba essere data particolare protezione appunto ai dati personali, perché l'interessato appunto è minore. Peraltro, al comma 8 del GDPR si fa riferimento al fatto che per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi delle società di informazione, quindi proprio il caso dell'utilizzo appunto ad esempio di social, in questo caso ci deve essere comunque una autorizzazione data o dalla minore di anni 16 oppure, e noi lo sappiamo, dalle sue legali rappresentanti. In questo caso il minore che si può trovare, che si è trovato quindi ad esempio ad avere un richiamo in bacheca e vedere la propria storia, riconoscere il proprio nome, il luogo di nascita e riconoscere, magari ricordare alcuni particolari che vengono scritti su questo posta che sta dando un'indicazione di ricerca, aiutatemi a cercare, magari poi vi sono persone che dicono sì, io l'ho visto, no, io l'ho visto, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso si trova ad avere i propri dati che sono appunto vengono trattati illecitamente da un'altra persona. Non solo, si trova in una situazione di sconvolgimento emotivo importantissimo, si trova in una situazione che a volte può essere anche di sentirsi perseguitato, di non sentirsi più al sicuro, di avere un accesso che è lontanissimo da quello che il nostro ordinamento, come abbiamo visto, prevedeva, che era appunto quello di un accesso alla propria storia con delle cautele di accompagnamento adeguato. Allora, con riferimento proprio a un caso di questo tipo, è intervenuto recentemente il Tribunale di Milano, in questo caso. Il Tribunale di Milano con la pronuncia del 12 gennaio del 2020. In questo caso il minore appunto aveva digitato il proprio nome e si era trovato riconosciuto, aveva digitando il proprio nome, aveva ritrovato il post che aveva postato appunto il genitore biologico, è stato richiesto immediatamente la possibilità all'host di rimuovere i dati in quanto non vi era consenso alla pubblicazione e l'host aveva risposto no, non riteniamo che questo post sia contrario alle regole della nostra community. È stato richiesto a questo punto al garante una rimozione del post e in questo modo, e in questo caso però anche l'autorità del garante ha ritenuto di non intervenire e non c'è stata altra possibilità in questo caso per i genitori di ricorrere all'autorità giudiziaria, in questo caso citando sia il
l'host, che in questo caso appunto era Facebook, che che l'autorità garante che aveva della privacy, che aveva ritenuto di non poter intervenire rispetto a questa condanna, condotta, scusate. Ed in questo caso il Tribunale di Milano ha ritenuto che i messaggi che erano apparsi sulla bacheca pubblica erano comunque contenenti dati personali di questa persona adottata, che costituiscono un trattamento illecito dei dati personali della soggetto, perché sono avvenuti senza il consenso degli stessi e comunque dei loro legali rappresentanti, che non potevano che essere in questo caso i genitori adottivi. Ed in riforma del provvedimento che era stato emesso dal garante, ha richiesto all'host, in questo caso a Facebook, l'immediata rimozione di tutti i messaggi che contenevano appunto dei dati rilevanti, appunto sensibili dei minori, del minore che era stato appunto coinvolto. Vi è un altro piccolo solo aspetto, che questa particolare procedura, che peraltro ho, diciamo, ero anch'io tra i legali che l'hanno seguita, e non era esattamente partita subito con l'attivazione della GDPR, perché si era tentato inizialmente di utilizzare un altro strumento che a me piacerebbe potesse essere effettivamente più utilizzato anche nel nostro ambito, ma non è possibile, lo dico subito, che è la famosa legge sul cyberbullismo. Come sapete, la legge 71 del 2017 dice che qualsiasi minore che si senta, che si trovi a vedere, avere un trattamento illecito di dati personali realizzata appunto per via telematica, può avere delle procedure particolari e molto molto agevolate, dirette, parliamo tra l'altro di minori in questo caso dai 14 anni in su, per chiedere immediatamente la rimozione o l'oscuramento. In questo caso può agire direttamente con il titolare dei servizi di hosting, chiedendo la rimozione. Se non lo fa nelle 48 ore, ci sarà il garante alla privacy, e poi se non lo fa, chiaramente dopo questo intervento abbiamo poi la possibilità di ricorrere nuovamente, ai sensi dell'articolo 144,4 del codice della privacy, all'autorità giudiziaria, quindi come ultimo, diciamo, percorso. Ecco, questo tipo di strumento invece non è stato ritenuto valido sempre dal Tribunale di Milano, perché la norma effettivamente è stata pensata con una finalità, cioè non basta che vi sia una manipolazione, diciamo, un utilizzo, un trattamento illecito di dati, ma occorre anche che chi l'ha posta in essere aveva lo scopo intenzionale predominante di isolare il gruppo di minori, prendendo in atto un serio abuso o un evento, o di metterlo, come sappiamo, creando un evento dannoso, o di metterlo in ridicolo. Quindi, non essendovi la finalità che era prevista dalla norma, non è possibile in questo momento, perché la ricerca ovviamente del genitore non aveva queste finalità, non era possibile in questo caso appunto che questo ragazzo potesse utilizzare questo strumento. Che cosa mi viene da dire solo in conclusione di questa, spero, ho cercato di, diciamo, di condensare un po' il mio pensiero. Io credo che questa pronuncia, ma anche altre pronunce, diciamo, che ci sono state del garante della privacy, perché ora sono stata un po' veloce, ma ci sono state ad esempio delle pronunce del garante della privacy nel 2010, quando vi sono state delle trasmissioni televisive che hanno vietato appunto queste trasmissioni televisive in cui i genitori andavano a ricercare, dando appunto, offrendo ancora dati sensibili dei minori. Io credo che questa pronuncia intanto porterà a una maggiore sensibilità dal nostro garante della privacy anche rispetto a queste problematiche, quindi con una possibilità di intervento diciamo tempestiva e anche di accoglimento, ma soprattutto che in qualche modo questo giudice ha restituito, insomma, l'importanza della storia al minore e anche la preziosità, diciamo, di questa storia, lasciando proprio diciamo, a lui la possibilità di accedere da solo, con un accompagnamento mirato, magari con la sua famiglia o quando
comunque con i suoi tempi, a quelle che sono state le origini, che credo che sia davvero il modo migliore per Grazie, poterli accedere. dottoressa Grazie. Cesaro, per questa insomma, ricca disamina della giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale. Abbiamo con noi oggi, come già stato ricordato dal vicepresidente, la dottoressa Laura Laera, che non ha bisogno in questo contesto di presentazioni, ma comunque ricordo già vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali. Magistrato che ha studiato a lungo questo fenomeno e che è stata tra i primi, se non la prima, credo, ad accogliere un ricorso di accesso alle origini nei confronti di una madre anonima. Dottoressa Laera, che cosa significa oggi, dal punto di vista giuridico, accedere alle informazioni sulle origini? E ringrazio anche moltissimo, approfitto, ringrazio anche il dottor Starita delle parole che mi ha rivolto e anche di essere qui con voi in questa occasione. Quello di cui vi voglio parlare ora è un quadro generale e dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale dell'istituto, ovviamente senza scendere nei dettagli perché molti di questi argomenti sono già stati trattati, vuoi in parte dal dottor Starita, vuoi in parte dalla dottoressa Cesaro, però quello che mi preme sottolineare è anche un po' l'evoluzione culturale dell'istituto dell'adozione che ha portato a queste importanti trasformazioni anche nel mondo del diritto, perché dobbiamo ricordare che la ricerca delle radici o delle origini, come la vogliamo chiamare, nell'adozione è un tema che ha avuto un grande sviluppo nell'ultimo ventennio e in particolar modo nell'ultimo decennio. Quindi non è poi così recente come modalità di approcciarsi all'adozione. Anzi, noi dobbiamo ricordare che la concezione dell'adozione fino a non molti anni fa, in definitiva, era una concezione molto rigida, che vedeva l'adozione come una rinascita e quindi che faceva tabula rasa della vita precedente del bambino. E ora naturalmente non è più così che la si intende, però c'è stato appunto un lungo cammino per arrivare a un'apertura dell'adozione verso modalità più rispettose dei bisogni del minore adottato. È proprio l'esigenza di conoscere le proprie origini che ha determinato questa trasformazione e l'adozione internazionale ha avuto un ruolo cruciale nel determinare questi cambiamenti. Sì, perché tutto parte dall'articolo 30 della Convenzione dell'Aia del 93, che aveva disposto che fossero conservati gli atti relativi alla situazione personale e sanitaria del minore adottato e che fosse garantito l'accesso. Quindi è solo con la ratifica della Convenzione dell'Aia che è avvenuta nel 1998 che si introduce per la prima volta questa disposizione che demanda alla Commissione Adozioni Internazionali e anche ai tribunali per i minorenni l'obbligo della conservazione degli atti, ma sarà solo nel 2001, come ci ha già ricordato Starita, che in realtà si prevede nella nostra normativa la possibilità di accedere alle proprie origini. Ed è con l'articolo 28. Sull'articolo 28 vi ha già parlato ampiamente l'avvocato Cesaro e viene dato così a grandi linee anche il quadro dell'evoluzione giurisprudenziale. Ma prima di arrivare a parlare dell'articolo 28, che è quello che appunto ha consentito al figlio adottivo
che abbia compiuto i 18 anni in casi particolari, ma in generale che abbia compiuto i 25 anni di accedere alle proprie origini. Un'altra innovazione importante è intervenuta nella 184 dell'83 e più precisamente è il comma 1 dell'articolo 28 che prevede l'obbligo per i genitori adottivi di informare il minore adottato di tale sua condizione. E perché non era così scontato? Cioè, negli anni passati, nei decenni passati, possiamo dire, succedeva sovente che non venisse rivelato il segreto dell'adozione, e cioè che il bambino adottato venisse allevato nella convinzione di essere figlio naturale della coppia adottiva. E che quindi la scoperta invece della sua condizione di figlio adottivo avvenisse in un momento successivo e a volte anche in modo traumatico. Capite che questo segreto che circondava l'adozione era un segreto che emanava, come dire, comunque il suo influsso su tutta la vita familiare. Quindi questa previsione di cui si parla poco, ma che invece è molto importante, è stata determinante nel rivedere non solo l'assetto giuridico, ma anche quello culturale dell'adozione, così come la intendiamo noi nella maggior parte dei casi ai tempi attuali. La legge non disciplina nei tempi, nei modi in cui questa rivelazione deve avvenire. D'altra parte, interroghiamoci, non era facilmente, come dire, prevedibile o ipotizzabile o regolamentabile, questo compito dei genitori, che quindi sono liberi arbitri di come svolgere tale compito. Ovviamente, questi genitori non dovrebbero essere soli, e nella maggior parte dei casi non lo sono, a svolgere questo compito, perché ci hanno lavorato in molti, i servizi, gli enti autorizzati, tutte le agenzie di formazione e non ultime anche i tribunali per minorenni per sviluppare una nuova cultura dell'adozione. Perché io faccio un passo indietro, ma a volte la storia di un istituto è molto importante anche per capire come si evolve e chi siamo noi. Noi ora siamo il prodotto di ciò che eravamo e di ciò che è avvenuto nel corso della trasformazione, a cui tanti di noi hanno contribuito, perché l'impianto dell'adozione legittimante, cioè quella che attuava una cesura non solo giuridica ma anche di fatto tra la famiglia di origine e la famiglia adottiva, rispondeva a una concezione di famiglia tradizionale, legittima, di tipo patriarcale, ma se volete anche matriarcale, e che risale al codice napoleonico. Adesso appunto non voglio ritornare anche agli antichi romani, ma insomma. E quindi quando nel 67 si introdusse per la prima volta l'adozione di un soggetto minore, perché prima non c'era, c'era l'affiliazione, c'erano altri istituti, ecco, capite che all'epoca fu una grande rivoluzione, perché stabilì il principio che si doveva dare comunque una famiglia anche diversa da quella propria a chi non l'aveva, per diversi motivi, perché ricordatevi che nel dopoguerra gli istituti erano pieni di bambini abbandonati e quindi si ritenne che con l'istituto dell'adozione di, come dire, cominciare ad alleviare il problema dell'abbandono dei minori. Ecco, naturalmente quell'adozione lì era una fotocopia della famiglia legittima. Quindi è per quello che aveva una concezione così rigida, che ovviamente era una fictio iuris che
voleva sostituire una famiglia all'altra, ma come sappiamo le finzioni poi hanno i piedi di argilla e quindi nel corso degli anni è crollata. E a questo ha contribuito veramente il lungo e paziente lavoro degli operatori del settore, oltre che di varie associazioni che appunto hanno contribuito all'evoluzione culturale di questo istituto. Ora, anche naturalmente il modificarsi della famiglia tradizionale verso nuove forme di relazioni familiari più composite, più aperte, ha contribuito al cambiamento dell'adozione. E quindi non più negazione ed oblio del passato, ma memoria ricostruttiva dell'identità individuale del bambino adottato. E poi è il processo del tutto simile che accompagna la crescita di ogni soggetto minore. Io comunque nella mia esperienza di giudice minorile mi sono trovata davanti, ma negli anni, nei decenni passati, davanti a casi di ragazzi che scoprivano in tarda età di essere stati adottati. Evenienza che oramai è quasi del tutto scomparsa. E tenuto conto, soprattutto nell'adozione internazionale, anche dell'età scolare della maggior parte dei bambini adottati, che quindi sono molti sono ben consapevoli della loro storia. Hanno anche dei ricordi precisi, non tutti ovviamente, ma una gran parte. Quindi, questo dovere di informazione, dei genitori, che, hanno, diciamo, questa, compito di tradizio, di consegna al proprio figlio adottivo, della storia che lo ha preceduto l'inserimento nella loro famiglia, è collegato anche al loro diritto di ricevere le informazioni sulla storia che ha portato all'abbandono del bambino che si apprestano ad accogliere e questa, diciamo, consegna dei dati storici del bambino avviene normalmente nel momento dell'abbinamento, così come previsto dall'articolo 22 della legge 184 dell'83, che appunto fa obbligo al tribunale di informare i richiedenti sui fatti rilevanti relativi al minore emersi dagli indagini. Questo obbligo ovviamente deve ritenersi applicabile anche all'adozione internazionale e naturalmente deve essere compatibile con le normative nazionali dei paesi di provenienza, perché sappiamo che ci sono paesi che sono prodighi di queste informazioni, in generale per esempio quelli del Sud America forniscono informazioni dettagliate sulla storia dell'abbandono, sulla storia del bambino, sulla sua composizione familiare. Ci sono invece altri paesi stranieri che sono meno generosi nel fornire queste indicazioni, altri che sono addirittura molto, come dire, scarni nel dare notizie. Per cui, come vedete, dobbiamo muoverci e operare in una realtà complessa che non è uguale per tutti, non è uguale per tutti i paesi. Però è evidente che i genitori saranno tanto più in grado di aiutare, di ricostruire la storia del proprio bambino, quanto più saranno stati correttamente informati al momento dell'accoglienza e saranno essi stessi stati in grado di rielaborarla correttamente in primo luogo. E quindi potranno poi essere coloro che danno queste informazioni correttamente, la traditio, la consegna. Io penso che questo sia il momento più delicato della procedura di adozione. Mi potrò sbagliare, ma comunque nella mia esperienza penso che la buona riuscita dell'adozione sia conseguente a un rispetto di tutti i tempi e modalità procedurali,
ci sono anche prima, oltre che naturalmente a tutti i sostegni che interverranno nel post-adozione. Sappiamo che ci sono storie terribili, dolorose, traumatiche, che si fa anche fatica a pensare di raccontare al proprio bambino, per cui gli interrogativi che hanno i genitori spesso, ma io cosa gli posso dire? Quando glielo posso dire? Perché questi sono gli interrogativi e queste sono le occasioni in cui i genitori possono essere aiutati a sostenere questo compito così delicato che è sicuramente prodromico a una buona riuscita dell'adozione. Perché poi ce ne parlerà anche, credo, il professor Luzzatto negli interventi successivi sulla verità narrabile, perché si è tanto discusso che cosa raccontare, che cosa non raccontare tra gli operatori. Non so, ci sono situazioni appunto magari di incesto, magari di violenze domestiche che sono anche, si sono concluse anche per esempio con l'omicidio della madre da parte del padre o viceversa, insomma ci sono anche situazioni veramente difficili da raccontare. Ora il problema è come raccontarla, quando raccontarla, durante quali tappe evolutive. E di questo si occupano gli specialisti. Non mi voglio dilungare perché ne hanno già parlato altri sulle innovazioni che ha apportato gli ulteriori commi dell'articolo 28, e cioè quello di consentire all'adottivo, al figlio adottivo, compiuti i 25 anni in linea generale, i 18 solo in determinati casi di grave turbamento psicofisico, a conoscere l'identità dei propri genitori e le sue origini in generale, in cui origini sono state fatte rientrare anche appunto, come vi hanno accennato, l'ipotesi della ricerca dei fratelli, che però deve essere preceduta, secondo appunto l'indicazione della Corte di Cassazione, dall'interpello del fratello perché esprima il consenso, perché sappiamo che questa ricerca del figlio adottivo è sì mirata all'identità dei propri genitori, in particolare della madre, vi devo dire, perché è questa poi la ricerca principale, punta più alla madre e il padre invece diventa molto periferico e secondario. Ma la ricerca mira anche a conoscere la propria storia e è anche diretta molto alla ricerca di fratelli, di cui molti figli adottivi hanno memoria. Quindi l'articolo 28 nel 2001 ha consentito questa apertura. Le successive elaborazioni giurisprudenziali, prima della Corte Costituzionale e poi della Cassazione, hanno consentito l'accesso anche nel caso di parto anonimo, e sì, è vero, il Tribunale Filomena Reni di Firenze, quando io ero presidente, ha, come dire, è stato uno dei primi a applicare la sentenza della Corte Costituzionale che non tutti i tribunali per i minorenni ritenevano applicabile, e quindi a dare corso alla ricerca delle origini anche nel caso di parto anonimo. E con tutta una procedura che ci siamo un po' costruiti all'epoca, e mi spiace, non c'è tempo di raccontarvelo, ma insomma ci sono state delle esperienze che io ricordo ancora adesso con molta commozione. Come vi abbiamo detto, vi sono anche un breve cenno, perché credo che il tempo stia per scadere, ma noi abbiamo, come vi ho detto, una serie anche di richieste che cominciano ad arrivare ai tribunali per i minorenni di figli adottivi con l'adozione internazionale.
che per la verità sono abbastanza una novità degli ultimi anni, beh, anche perché diciamo che l'adozione internazionale ha avuto grande sviluppo soprattutto negli ultimi decenni. In realtà spesso questi giovani sanno chi sono la loro famiglia d'origine, chi è la loro famiglia d'origine, conoscono l'identità dei loro genitori, perché normalmente negli atti stranieri che vengono consegnati alla coppia, questi dati sono presenti. Nella maggior parte dei casi, non sempre. Ma nella maggior parte dei casi sono presenti. Quindi, questo fatto che questi giovani si rivolgano al Tribunale per i minorenni, comunque, pur conoscendo, la propria identità, è sintomatico del fatto che, c'è un grande bisogno di essere accompagnati anche nell'accesso alla propria storia, fondamentalmente. Ai motivi dell'abbandono, perché il quesito fondamentale che hanno questi ragazzi, e a volte non sono neanche più tanto ragazzi, perché abbiamo avuto persone cinquantenni, anche sessantenni e anche oltre, che hanno chiesto, hanno proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 28, ma conoscere il perché dell'abbandono è il quesito numero uno, e per questo chiedono l'intervento degli specialisti, che possono essere i giudici onorari o magari anche i servizi dove ci sono sportelli dedicati, o anche agli enti autorizzati, che ugualmente alcuni hanno sportelli dedicati, per avere una lettura accompagnata e consapevole della loro storia. E quindi Raffaella Pregliasco ci ha già illustrato che i tribunali hanno diverse modalità di restituzione della storia agli adottivi, quindi chi si limita a consegnare gli atti, ma credo che siano proprio la minoranza, chi dà una lettura accompagnata degli atti presenti nel fascicolo, chi affianca appunto varie figure in questa fase. Io credo che vada sottolineata l'importanza dell'accompagnamento in questa fase di ricerca delle origini, perché il fai da te a volte può avere delle conseguenze non propriamente fauste. Ci è stato segnalato qualche caso appunto di ricerca individuale che ha portato poi anche a dei momenti di scompenso di chi ha appunto affrontato questo viaggio da solo. Avrei anche molte altre cose da dire, però mi preme, come dire, sottolineare come questa apertura alla ricerca delle origini, che è intervenuta appunto poco meno di 2 decenni fa, abbia dato una spinta di grande trasformazione all'adozione internazionale. Ora però bisogna anche stare attenti al pericolo che si facciano anche dei passi indietro, perché l'ideologia dei legami di sangue non è mai sopita del tutto, circola, cioè voglio dire, legami di sangue sono importanti, nessuno vuol negare l'importanza dei legami di sangue, ma il primato dei legami di sangue su ogni altra esigenza del minore, ecco, questo può essere un problema. E questo tipo di ideologia, che ripeto, non è mai sopita, può portare anche a ritenere che non sia assolutamente da perseguire una strada che veda invece una ricerca di
una famiglia stabile per un bambino che si trovi in stato d'abbandono. Quindi non vorrei che in nome di questo tipo di cultura si tornasse indietro nella tutela dei minori, considerando scelte migliori, per esempio, tenerli collocati negli istituti o anche spostarli da una famiglia affidataria all'altra, solo per salvaguardare legami a volte inesistenti di fatto, a volte persino dannosi. Io credo che poi ci saranno tante domande a cui rispondere. Mi auguro con questa breve, diciamo, relazione di aver dato così alcuni spunti rispetto a quello che è stato detto prima e dopo di me, e quindi sono qui disponibile a rispondere alle vostre domande perché credo che saranno numerose. Va bene, io chiuderei qui e vi lascerei alle interessantissime relazioni che vengono dopo, che sicuramente contribuiranno a darmi un quadro più completo di quello che vi ho dato io ora, in modo così sintetico. Vi ringrazio e vi saluto. Sì, volevo, ecco, volevo anticipare che stanno arrivando moltissime domande e io vorrei risponderne a due che sono domande prettamente tecniche. Allora, ci viene chiesto se questo webinar verrà registrato. La risposta è sì, è registrato e sarà possibile rivederlo sul sito della, collegandosi insomma al link sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali. Chiedono anche se è disponibile la ultima ricerca sull'accesso alle origini realizzata dall'Istituto degli Innocenti. Sì, è disponibile sul sito dell'Istituto. In chat della piattaforma abbiamo indicato il link. Allora, ritornando alle nostre relazioni. Per riflettere su questo tema, noi riteniamo che sia importante ascoltare la voce di chi ha vissuto in prima persona questa esperienza. Abbiamo quindi chiesto a Devi Vettori, che vedo già in video con il suo bambino che sta dormendo, di raccontare il proprio punto di vista sui percorsi di accesso alle informazioni sulle proprie origini. Devi Vettori è un adulto adottivo ed è anche cofondatrice dell'associazione Legami adottivi. Prego, Debbie. Buongiorno, sì, quello che con la nostra associazione pensiamo di poter portare, insomma, a questa giornata è proprio il punto di vista e le sensazioni di chi questi percorsi li intraprende in prima persona. E per far questo inizierei leggendovi due frasi di un libro a me molto caro di David Grossman, Ci sono bambini a zigzag, che pur non parlando di adozione ha però in sé molti temi che insomma potrebbero veramente essere vicini al mondo adottivo. E proprio il protagonista, un bambino di 13 anni, dice queste due frasi in momenti diversi, ma che veramente credo siano complementari perché esemplificano un po' quello che una persona adottata nel corso della vita si trova a provare o a pensare a volte in momenti diversi, talvolta invece anche proprio quasi contemporaneamente. Le due frasi sono la prima, finché le cose non le si sanno, non fanno male. Però pensai che ora mi faceva molto male quel che non sapevo. E in seguito, sempre il protagonista dirà invece, non avrò mai risposta a questa domanda, che da allora occupa un posto nel settore questioni irrisolte. Ma me la tengo e me la godo così, senza alcuna voglia di sapere la risposta. Perché è vero che la conoscenza è forza, ma è anche vero che il mistero possiede una dolcezza speciale. Ecco, questo è giusto perché effettivamente nel corso della vita ci si trova spesso a interrogarsi su quello che magari
è stato e che può essere sia parte del proprio bagaglio anche di ricordi vividi in alcuni casi, in altri invece è proprio un'incognita. Ma credo che in entrambe le situazioni i sentimenti che si provano siano spesso anche in contrasto tra loro o ambivalenti, proprio perché non c'è una chiarezza oggettiva a cui poi tra l'altro si arriverà necessariamente. E una delle cose che ci teniamo molto a sottolineare in questo ambito è proprio il fatto che l'importante non è soltanto che cosa si scoprirà alla fine, diciamo, di questo percorso verso le origini o le radici che siano, ma proprio il viaggio che si intraprende per farlo, per cui tutte quelle tappe intermedie che ci saranno e che magari saranno anche così riprese nel corso della vita, perché questo percorso, questo movimento verso l'inizio della propria storia è qualcosa che in realtà si può veramente dipanare per tutto il corso della propria esistenza, dato che se si può individuare ognuno ovviamente la propria inizio, diciamo, di questa necessità comunque di andare a vedere dove tutto è iniziato, sia che si tratti di 10 km di distanza, sia che invece si tratti dell'altra parte del mondo, è proprio l'idea del che cosa c'era e che cosa è stato all'inizio della mia storia. Però ecco, è proprio tutto il percorso che si intraprende, perché sarà probabilmente come tutti i viaggi. Pieno di sorprese anche, di imprevisti, di perché no, battute d'arresto, perché una delle cose che insomma pensiamo come associazione che sia importante da sottolineare è che non è un viaggio che deve compiersi in un determinato periodo di tempo o che debba seguire le regole già scritte. Non è un viaggio necessariamente fisico, è un viaggio che si può intraprendere veramente, come dire, col pensiero, anche perché al di là poi delle notizie che più o meno, delle informazioni che si potranno trovare o meno, l'importanza pensiamo che sia proprio il percorso interiore di elaborazione che ci troviamo a fare. Tutto quello che comporta il andare veramente a guardare con sguardo sempre nuovo quello che è il proprio vissuto. E questo ovviamente non può mai avvenire in modo standard o lineare per tutti. Ognuno avrà il suo percorso, ognuno avrà il suo modo di affrontarlo. Per cui credo che anche prevedere veramente delle battute di arresto, degli stop durante il percorso sia qualcosa di molto naturale e quindi che non debba neanche spaventare, così come il fatto che questa necessità possa nascere nell'arco della propria vita in momenti diversi per ognuno. Non c'è un momento giusto in cui questa domanda si debba fare urgente, ma piuttosto ognuno di noi avrà poi, a seconda del proprio vissuto, anche di tutto quello che influenza l'esistenza personale, il suo proprio momento in cui sentire la necessità. Anche perché, appunto, è un viaggio che segue tutto l'arco della vita, ogni volta che viene ripreso in mano, si arricchisce delle nuove esperienze, dei nuovi incontri che si possono essere fatti ed è uno sguardo sempre più consapevole che si rende più ricco proprio perché non si ferma, diciamo, alla prima fermata, ecco, al primo stop del proprio viaggio. È infatti un viaggio veramente di senso, di ricerca di una motivazione forse più che o comunque non solo, ecco, di persone fisiche o informazioni oggettive da ricercare. Talvolta perché queste informazioni o queste persone sono ben note e conosciute e quindi forse è più un come collocare la propria adozione, cercare uno spazio in cui poterle riservare l'attenzione che merita per
come dire, avere uno sguardo globale sulla propria vita. Certo è che sicuramente per fare intraprendere questo viaggio e vivere questo percorso in modo, come dire, sereno, che non vuol dire sempre semplice o facile, però insomma in modo che non sia necessariamente angosciato, perché effettivamente si va a toccare del materiale sensibile e quindi c'è bisogno di molta cura, di molta attenzione ed ascolto, e proprio per questo la necessità di avere un accompagnamento in questo viaggio che sia, come dire, un po' all'altezza del compito, per cui potrebbero essere sicuramente anche familiari, genitori, finché si sarà più piccoli, ma anche poi penso veramente a chi intraprende questo percorso da più adulto, ai propri partner, alla famiglia che si è deciso di creare, e quindi anche poi ai propri figli, volendo, quando non sono i figli stessi che magari invece intraprendono questo percorso, come ci diceva la dottoressa Laera. Una parte di questo percorso crediamo che sia anche la narrazione che se ne fa, un po' perché le parole comunque costruiscono anche in parte quello che poi siamo, e quindi una narrazione che ci accompagni e che ci dia veramente la libertà anche, ecco, di poterla evolvere, mutare, trasformare. Proprio in base ai nostri cambiamenti. E credo che questa sia, come dire, un punto anche di serenità su tutto, perché l'idea di poter avere una narrazione sul proprio viaggio, e quindi anche un viaggio stesso che non è fisso, che non si deve ad un certo punto necessariamente chiudere ed archiviare in un cassetto, ma che invece possa seguirci ed essere ripreso più volte, con sguardo sempre nuovo, sempre diverso e sempre arricchito, penso che sia veramente qualcosa che regala una certa serenità nel non dover avere l'urgenza di mettere un punto, ecco, perché forse una delle cose fondamentali da tenere presente è che un punto non si mette, ma che questo non rappresenta una minaccia o qualcosa di negativo, ma anzi proprio la libertà di potersi ritenere liberi ogni volta di poter reinterpretare, rielaborare quello che è il proprio vissuto. Ecco, io qui mi fermo e lascio spazio a chi ci sarà dopo. Ovviamente, se ci saranno domande, sarò felice di rispondere. Grazie, grazie Devi. E volevo chiederti, farti subito una domanda. Di cosa si occupa in particolare l'associazione Legami Adottivi? Ecco, Legami Adottivi è un'associazione costituita da persone adottate, sia di adozione nazionale che internazionale, e ci occupiamo di. Il nostro desiderio sarebbe creare degli spazi di confronto in cui poter, come dire, mettere in campo ognuno dal proprio punto di vista tutto quello che possiamo dare per formare, per confrontarci. Per questo riteniamo fondamentale avere e appunto ad accompagnarci in questi convegni che spesso facciamo degli operatori esperti di adozione, per cui due pedagogisti e due psicologhe, e anche il confronto con non solo altre persone adottate, ovviamente, che ci portano il loro punto di vista e ci arricchiscono sempre, ma anche con tutte quelle che sono le varie realtà del mondo adottivo. Quindi, ecco, crediamo che veramente per poter avere e fornire uno sguardo più ampio possibile, più largo e più realistico su quello che può essere le tematiche adottive, sia importante che ci siano tutti ad esprimere il proprio pensiero. Bene, grazie mille per adesso. Allora, la dottoressa Grazie. Vettori ha posto bene in evidenza come l'esercizio del diritto, il ricorso al Tribunale per i minorenni
sia solo il punto di arrivo. La ricerca è invece un viaggio, è movimento, è un percorso che può durare a lungo nel tempo e che può presentare bisogni e istanze specifici e diversi cui è necessario e opportuno dare risposte. I primi soggetti a cui spesso queste domande vengono poste sono i servizi sociali sul territorio. E io quindi inviterei ad accendere la videocamera al dottor Luzzatto, sì, Leonardo Luzzatto, psicologo e psicoanalista, responsabile del GIL Adozioni ASL Roma 2. Chiediamo quindi al dottor Luzzatto quali sono le caratteristiche di questo percorso di ricerca. Grazie, buongiorno. Devo dire che molte delle cose che pensavo di dire sono già state anticipate, in modo particolare dalla dottoressa Laera, con la quale mi sento molto, molto in consonanza. Cercherò di non ripetere troppo quello che è già stato detto e inizierei dallo spiegare perché ho dato il titolo La ricerca di sé dell'adottato, invece che attenermi alla ricerca delle radici. Direi che la ricerca delle radici o origini è una parte della ricerca di sé, cioè della propria identità, che riguarda tutti, ma l'adottato in un modo particolare. Come è già stato detto anche da Devi Vettori, questa ricerca si ripete continuamente nella vita, per cui l'altra parte del titolo è dall'infanzia all'età adulta. Non è un interrogativo, una domanda o una richiesta che viene fatta una volta dagli adottati, viene fatta più e più volte, in modi continuamente diversi a seconda del momento e della fase evolutiva e del contesto che la persona adottata sta attraversando. Farò una sola citazione che è di Italo Calvino dalle Lezioni americane perché mi sembra che spieghi abbastanza bene il mio punto di vista. Calvino dice: chi siamo noi? Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti, un campionario di stili dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. Allora, credo che il fatto che tutto possa essere riordinato, riorganizzato, rimescolato ci fa comprendere come mai i bambini adottati chiedano delle loro origini a diverse età, in diverso modo, ma anche come la risposta che va data, che loro cercano, sia sempre diversa, anche se il contenuto può essere lo stesso o simile, il modo, il clima, quello che si vuole trasmettere, sicuramente sono cose diverse. Va detto nella mia esperienza che la ricerca delle origini spesso introduce un momento critico nella famiglia adottiva. C'è un collegamento abbastanza stretto tra il momento in cui un bambino o un adolescente fa qualcosa per creare un contatto con quelle che sono le proprie origini, magari cercando persone, di questo ci parlerà poi Marta Casonato. In quel momento può capitare che i genitori adottivi non siano preparati a fronteggiarli. Io credo, come ho visto tra l'altro, alcune persone hanno chiesto, credo che i genitori adottivi dovrebbero essere aiutati. È un compito difficile quello di tenere insieme le origini e lo sviluppo dei propri figli adottivi. Credo che i servizi pubblici, dei quali tra l'altro faccio parte, dovrebbero essere disponibili in un momento come quello, si dovrebbe poter far ricorso, non si dovrebbe essere soli o sentirsi soli. Ad esempio, di questo parlava anche il dottor Starita in apertura,
Ma ad esempio la Regione Lazio ha da un paio d'anni avviato un progetto di sostegno alle famiglie adottive in crisi, in particolare ponendo l'accento sulla tematica della ricerca delle origini. E sono stati da questo punto di vista avviati degli interventi particolari per non far rimanere soli gli interessati in un momento del genere. Quello che si può dire sulle origini è che non dovrebbe esserci una cesura tra un prima e un dopo. Di fatto, in questo momento, con internet e tutto il resto, la possibilità di connettersi è praticamente assoluta e l'adozione chiusa, è praticamente inesistente. Per cui direi che la famiglia adottiva si propone oggi come una famiglia aperta, aperta nel senso di accogliente, accogliente anche rispetto al passato del bambino, breve o lungo che sia, può essere di qualche mese, può essere di anni, l'apertura a questa realtà da parte dei genitori adottivi è fondamentale, per cui già da tempo tra persone che si occupano di adozione è abbastanza diffusa l'idea che soprattutto nell'adozione internazionale i genitori adottivi non adottano solo un bambino, adottano un bambino, una storia, una realtà straniera, un paese, una cultura. Se non riescono o hanno difficoltà a fare questo, l'adozione propone delle difficoltà nella sua realizzazione. Da questo punto di vista, conoscere la storia del bambino è importantissimo. Nell'adozione internazionale, gli enti autorizzati dovrebbero essere in qualche modo impegnati e dovrebbero anche essere messi in grado di raccogliere e trasmettere ai genitori adottivi tutto ciò che è possibile conoscere del bambino, specie in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando, nei quali può accadere che l'incontro tra i genitori adottivi e il bambino non consenta ai genitori adottivi di immergersi nell'ambiente, nel contesto, nella cultura d'origine del bambino, ma sia una sorta di incontro aeroportuale fatto nel modo più veloce e più indolore possibile, ma il dolore poi comincia più tardi, quando ci sono difficoltà a comprendere alcune cose che riguardano il bambino che si è adottato perché non si ha un'idea sufficientemente chiara del suo retroterra. L'identità dell'adottato si fonda su due famiglie. Non so chi abbia visto il film Lion o abbia letto il libro. Lion è un ragazzo adottato con una vicenda molto particolare che fa un'affermazione molto precisa a un certo punto della sua storia raccontata nel film. Dice: io ho due famiglie, ma non ho due storie, ho una sola storia. Allora, io credo che uno dei compiti speciali che i genitori adottivi devono affrontare e i genitori biologici invece no, non hanno questo impegno, sia di costruire la continuità e favorire nel figlio la possibilità di costruire la sintesi tra queste due famiglie, perché altrimenti rimane sempre un'identità scissa, metà di qua, metà dall'altra parte. Il racconto del passato è fondamentale, però il bambino dovrebbe poter conoscere, questa forse è un po' un'eccentricità rispetto al tema delle radici, il bambino dovrebbe poter conoscere la storia sia delle sue origini, sia delle origini della sua famiglia adottiva e delle motivazioni all'adozione dei suoi genitori, in modo da poter saldare le due cose e poter costruire la sua continuità. Ho visto che tra le domande che circolavano dagli ascoltatori e partecipanti ce n'è una che dice: ma quando si ha poco da raccontare, quando non si conosce nulla, come si fa? Che si racconta?
Allora, questo è qualcosa che può unire moltissimo genitori adottivi e figlio adottivo o figli adottivi, perché gli psicologi avveduti dovrebbero dare questo consiglio, di solito lo danno, e cioè che la nostra memoria ci dice, la scienza attuale, ci dicono le neuroscienze, non è una memoria ricostruttiva, non è come aprire uno dei 1.000 cassetti di un deposito di ricordi al quale si accede, sbuca fuori il ricordo, lo si riconosce e lo si possiede di nuovo. La nostra memoria in realtà è costruttiva, per cui ogni volta sulla base del presente ricostruisce gli episodi del passato. Allora, una delle cose che si possono fare insieme, genitori adottivi e figli adottivi, è costruire storie possibili o verosimili, se non sono storie vere, quando non si hanno notizie per raccontare una storia reale. Creare insieme qualcosa che serve al bambino per costruire un'identità possibile man mano che cresce. E questa storia può essere cambiata, costruita, riproposta, reinventata a seconda del momento e dei bisogni che ha il bambino crescendo o che ha la famiglia per riuscire a dialogare col bambino che cresce e che non appartiene fin dall'inizio, fin dall'origine della sua vita ai genitori adottivi. Adesso sull'appartenenza poi torno abbastanza velocemente. Direi che uno dei compiti di ogni figlio adottivo è cercare di costruire la continuità sulla discontinuità. Una delle caratteristiche che tutti quanti viviamo abbastanza quotidianamente è che quando ci guardiamo allo specchio, nonostante il nostro aspetto esteriore cambi e noi invecchiamo, però noi ci riconosciamo sempre uguali a noi stessi, c'è un senso di identità continua, io sono sempre io, anche quando apprezzo che il mio aspetto, o magari non lo apprezzo tanto, che il mio aspetto sta cambiando e sono anche contemporaneamente diverso. Allora, questo senso di continuità nell'identità è importante per tutti i bambini adottati. Un'altra questione era toccata dalla dottoressa Laera in modo particolare con grande sensibilità, ma si può dire tutto, ci sono cose che non si possono dire, esiste questo termine che io ho sempre trovato molto fastidioso, devo dire, di verità narrabile. La verità è quella che è, il problema di narrarla è un problema di chi racconta, non è un problema di chi ascolta. La storia che si narra a un bambino non bisogna mai dimenticare che appartiene all'ascoltatore, non appartiene al narratore, appartiene a entrambi quando la si crea, quando la si costruisce insieme. Altrimenti, quando noi riveliamo al bambino adottato qualcosa che pensiamo che abbia dimenticato, il che è possibile, o che non sappia, dobbiamo sempre ricordare che è la sua storia. Noi non facciamo altro che aiutarlo a riprendere possesso di qualcosa che può aver voluto dimenticare, perché oltre alla conoscenza della storia anche l'oblio è importante. Nessuno di noi può sopravvivere o vivere nella vita quotidiana ricordando in ogni istante tutto quello che gli è successo in tutta la vita. Noi tutti, tutti i giorni dimentichiamo e ricordiamo in continuazione. Allora, il problema secondo me non è mai stato cosa si può dire, cosa non si può dire. Non esistono verità narrabili e non narrabili. Esiste il problema di chi narra di riuscire a trovare le parole per dire delle cose che possono essere terribili. Molto spesso sono più terribili per chi racconta che per chi ascolta. Chi ascolta, se ha vissuto quelle cose, se sono cose che riguardano la sua storia, ha un senso di riconoscimento della verità che gli si sta raccontando anche quando è terribile e la sua reazione di solito è del tipo di scoperta di un senso, cioè dice: ah, ecco che cos'era quella cosa che per tanto tempo ho sentito dentro di me e non ho riconosciuto. Questo era. E
E questo di solito è il modo migliore in cui si riprende contatto con qualcosa che si era perduto. Quindi non è cosa dire che deve preoccupare genitori adottivi o chi si occupa di adozioni, ma come dire delle cose che può essere veramente difficile dire. Già la dottoressa Laera ha toccato il fatto che l'interrogativo degli adottati non è chi è mia madre, chi sono i miei genitori, in realtà, anche quando è formulato in questo modo, ma il vero interrogativo è cos'è successo, perché è successo questo e non altro, perché è andata in questo modo la mia vita all'inizio. Quindi è un interrogativo al quale non risponde mai un nome, un cognome o un'identità. È chiaro che si tratta di altro. C'è un secondo interrogativo, oltre a da dove vengo, chi sono, perché tutto questo, ma in tutti questi anni, di solito è un interrogativo che si sviluppa in adolescenza, ma in tutti questi anni, quelle persone di cui io ricordo, che fine hanno fatto? Sono vivi? Sono morti? Cosa è successo loro? Ho dei fratelli, oltre a quelli che ricordo conosco, ho degli altri fratelli che sono nati dopo. E sono una serie di interrogativi che devono costruire un senso di famiglia che in qualche modo esiste, ma anche sostengono un desiderio di famiglia che a volte si amplia. In realtà questo è così vero che l'esperienza comune degli operatori è che anche i bambini o gli adolescenti che conoscono l'identità dei genitori, pensate che in questo momento l'età media dell'adozione si è alzata abbastanza, parliamo di età media, quindi c'è un'ampia oscillazione, siamo intorno ai 5-6 anni. Un po' meno per l'adozione nazionale, un po' più per l'adozione internazionale. Adottare un bambino di 5 o 6 anni vuol dire adottare un bambino che sa delle cose e che quindi conosce delle identità, può dimenticare, può ricordare, ma in realtà delle cose le sa, ciò nonostante chiede lo stesso. Chiede per conoscere e chiede per conoscere. Cosa è successo e come sono andate le cose. L'interrogativo serve all'adottato per dare un senso alla propria storia, per rendere significative quelle che sono delle sensazioni, dei ricordi, delle emozioni, tutte cose che partecipano, come ci diceva Calvino, alla costruzione dell'identità. La domanda viene ripetuta nel tempo, come sanno bene tutti i genitori adottivi che probabilmente stanno partecipando a questo webinar. Viene fatta una prima volta quando il bambino è piccolo, poi dopo qualche anno, quando entra a scuola, quando cambia scuola, quando uno dei suoi compagni di scuola o amici ha un fratello o una sorella che nascono, viene fatto in tantissimi momenti, viene rifatto nell'adolescenza, viene rifatto nell'età adulta, viene fatto anche dagli anziani questo domandarsi e questo interrogativo. L'interrogativo deve dare senso all'esperienza, però è anche il momento di vita in cui si trova l'adottato che dà senso all'interrogativo che pone, alla domanda che fa e alla ricerca sulle origini che intraprende. Il tempo è un tempo circolare di solito dal punto di vista psicologico e affettivo, e quindi se è vero che il passato di tutti noi dà senso al nostro presente e ci dà un indirizzo verso il futuro, è altrettanto vero che è il presente che produce il bisogno di movimento verso il passato, attiva la ricerca, dà senso a quello che si trova e alla domanda che si pone. Succede a volte che i bambini o gli adolescenti non chiedano per paura di ferire i genitori adottivi. Sto lavorando in questo periodo con un ragazzo 14enne che ha avuto dei problemi scolastici che sono partiti proprio dal fatto che a un certo punto ha cominciato a farsi degli interrogativi sul proprio passato e ad avere paura che se avesse fatto le domande ai suoi genitori adottivi avrebbe potuto ferirli.
Allora, a volte non si fanno domanda per paura di ferire i genitori e solo i genitori possono rassicurare un bambino su quanto siano corazzati, quanto siano forti, quanto anche se feriti possano medicare le proprie ferite e sopravvivere. L'altro motivo per cui non si chiede può essere la paura di quello che si troverebbe e questo di solito si basa sulla vaga sensazione di qualcosa che già si sa. E quindi ritorno al discorso, non esiste qualcosa di indicibile, esiste solo accompagnare qualcuno attraverso la paura di scoprire quello che teme, di scoprire quando si teme qualcosa dell'esistenza di questa cosa già si è consapevoli. In realtà a volte poi quello che si scopre è meno brutto di quello che si teme, qualche volta è il contrario. Esiste una sorta di conflitto di lealtà che si anima a volte tra le due famiglie, per cui se chiedo della mia famiglia passata, ferisco la mia famiglia attuale, che amo comunque, forse più della passata. Questo ha una specularità, perché anche per quanto riguarda i genitori, che ricevono la domanda perché poi sono loro, io sono d'accordo nel non lasciarli da solo, non sono mai d'accordo sul fatto di sostituire i genitori, di inserirsi, intrudere nella relazione tra genitori adottivi e figlio adottivo sostituendosi a loro. Quindi lo dice lo psicologo al bambino quello che è successo, secondo me non dovrebbe mai accadere. Però a volte i genitori non dicono per paura di perdere il figlio. Il legame di sangue di cui si è accennato, per esempio. A volte non dicono per paura di ferire il figlio, specularmente a come il figlio non domanda per paura di ferire i genitori. E questo è il problema dell'indicibile, o della verità narrabile. Ci sono verità non narrabili? Come ho detto, io penso di no. Direi che qui i genitori possono avere bisogno di aiuto esattamente come i figli. La storia comunque non dobbiamo dimenticare che appartiene a chi ascolta il nostro racconto. Secondo me, da un punto di vista psicologico, la storia va rinarrata tenendo anche conto della capacità di comprensione e di ascolto del bambino, quindi in un modo a una certa età, in un altro a un'età diversa. Lo strazio che tutti quanti abbiamo sopportato a scuola dovendo ristudiare la storia in un modo alle elementari, in un altro alle medie, in un altro alle superiori e poi anche dopo, in realtà ha un suo perché. Il senso della storia cambia a seconda di come viene narrata e a seconda di come è disposto l'ascoltatore e che capacità ha. Secondo me non è tanto importante da un punto di vista psicologico il vero nel senso dell'oggettivo, ha importanza il verosimile, ciò che potrebbe essere. Però direi che chi ascolta il racconto in genere ha la capacità e la potenzialità di riconoscere ciò che è vero o verosimile da ciò che invece è assolutamente falso ed è arbitrario. Il vero ha a che fare con emozioni e sentimenti autentici e ha poco a che fare invece con la paura. Mi verrebbe voglia di citare la famosa frase più volte attribuita, sto concludendo se Raffaella è comparsa per il tempo, ho un minuto, la frase attribuita a più persone e quindi non ne posso citare l'autore, che è quella che la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Quindi direi che la paura ha bisogno di qualcuno che aiuti, del coraggio, non dovrebbe vincere, non dovrebbe essere quella che non fa dire, non fa chiedere. Un'ultima cosa e concludo, l'appartenenza che avevo citato prima. Chi vive un'appartenenza a una famiglia, all'altra famiglia, a una terza famiglia, in un articolo che ho scritto recentemente, e che dovrebbe essere pubblicato il mese prossimo,
Dicevo insieme a una collega con la quale l'ho scritto che esistono tre famiglie, la famiglia originaria, la famiglia adottiva, la famiglia immaginaria, che è quella che ha il compito di saturare tutte quante le cose che non sono saturate né dalla prima né dalla seconda famiglia. A chi appartiene l'adottato? A quale famiglia? L'adottato è lui. Intanto che vive un'appartenenza e che sceglie l'appartenenza, ma è la sua storia, tutta la sua storia passata e presente, che decide quale sarà l'appartenenza. Non la storia come è stata effettivamente, non i fatti oggettivi, ma la storia così come è stata vissuta allora e come viene vissuta ora. E l'ultima cosa che direi è questa: se le cose non cambiassero per l'adottato e quindi la narrazione delle origini e la ricerca dovesse essere rifatta continuamente, probabilmente fino all'ultimo giorno della vita, e questo riguarda tutti noi, adottati o no, ma se le cose per l'adottato non cambiassero e non cambiassero per i genitori adottivi, allora a cosa servirebbe l'adozione? Se non riuscisse a trasformare un passato che ha richiesto la ricerca di un'altra famiglia. E con questo mi fermo. Grazie, dottor Luzzatto. Veniamo adesso ad approfondire quali possono essere le implicazioni in ambito scolastico e di un percorso di ricerca le informazioni sulle proprie origini. Di questo vogliamo parlare con Anna Guerrieri, componente della Commissione Adozioni Internazionali, docente universitaria matematica. Come può la scuola aiutare a riflettere su queste tematiche? Come può aiutare i bambini e i ragazzi a dare valore alla propria storia? Grazie Raffaella. Allora, devo dire che sono molto invasa da tutto quello che ho ascoltato oggi e quindi voglio proprio ripartire da alcune parole che mi sono rimaste attaccate. Prima di tutto la trasformazione culturale a cui faceva riferimento la dottoressa Laera e anche l'incipit del dottor Sarita sull'apertura, sulla ricerca, sulle origini, sulle radici e sul valore di tutto questo. Poi sulla narrazione e sulla libertà a cui ha fatto riferimento Vettori, Devi Vettori, e poi sono estremamente sollecitata dalla relazione del dottor Luzzatto, che ha parlato molto di scuola e di storia e ha introdotto quello che per me è un tema molto importante, cioè il dovere della società dell'ascolto. Si è parlato di racconto. Dove arriva questo racconto? Vorrei iniziare con le parole di Cyrille Nick in Autobiografia di uno spaventapasseri, strategie per superare le esperienze traumatiche, perché le trovo molto adatte a quello che vorrei sottolineare, diciamo. Per storicizzare quello che ci è successo è necessario un tempo di latenza, una dilazione, che permetta di ritornare su ciò che è accaduto per farne una rappresentazione, una sorta di film privato, nel quale si rivede in che modo i nostri incontri ci hanno aiutato, trascinato a fondo. Questo cinema di se stessi mette in moto il supporto affettivo e sociale che ha impresso in ciascuno di noi un sentimento di vittoria o di amarezza. Le credenze culturali che organizzano il nostro ambiente, il modo in cui gli altri guardano le nostre ferite e ce ne parlano, conferiscono uno specifico sapore all'evento e strutturano le nostre risposte. Mio povero piccolo, non ti riprenderai mai, non ha lo stesso sapore di ti vendicheremo. Come veniamo ascoltati? Mentre ascoltavo le altre relazioni, mi è venuta in mente una metafora un po' matematica. Visto che Raffaella, tu hai citato la mia professionalità e la mia identità. Siamo esseri quadridimensionali, viviamo nello spazio e nel tempo, siamo matriosche in divenire e siamo esseri sociali. Viviamo in una società che ha il dovere di accoglierci, tutti, non solo i ragazzi o le persone adottate. E il luogo sociale principale
in cui i bambini e i ragazzi entrano quasi subito, devo dire all'inizio dell'entrata in famiglia per i ragazzi adottati, è proprio la scuola. La scuola è il luogo, per eccellenza dove viene fatta la storia. Ne parlava prima il dottor Luzzatto, più volte sottolineava il tornare e il ritornare sulla storia. Beh, è il luogo dove ci viene chiesto di pensare prima di tutto a noi stessi, a cosa ci è accaduto, perché a partire dal pensiero sul proprio tempo personale e soggettivo, che poi si può accedere al tempo sociale, al tempo della storia con la S maiuscola. Storia è essa stessa fatta di racconti, di ricordi, di fonti, di dati, di voci degli uni e degli altri. La storia non è mai fatta solo di una singolarità, è sempre plurale, è sempre frutto di contaminazioni. Viene anche a me da citare Calvino il pensiero dei destini che si incrociano nelle varie storie. In classe questo accade continuamente, accade anche ora, forse direi soprattutto ora, in questo 2020, in cui accade che ci si manchi in classe, è accaduto, accade e accadrà, ma i ricordi restano, le storie del gruppo classe restano, le storie che intrecciano alunni, studenti e insegnanti. Quindi quando si parla di adozione, e lo si parla, se ne parla pensandola connessa alla socialità e a cosa accade a scuola, bisogna pensare al fatto che l'adozione apre veramente la riflessione a prospettiva interessante e alunni e alunni adottati vengono molto sollecitati dalla dimensione interrogante della scuola, perché la scuola chiede, raccontami, dimmi, dimmi cosa hai elaborato, anche di quello che semplicemente studi. E l'adozione è fatta di prima e adesso, è fatta di frammenti che hanno bisogno di essere in qualche modo posizionata, è fatta di ricordi, di ascolto, di ricollegamenti, di continuità, diceva il dottor Luzzatto. Un bambino o una bambina a cui non sia permesso ripensarsi nel proprio inizio, cui sia interdetto per imbarazzo, preoccupazione, paura, di stare in quel processo fondamentale che è il chiedersi cosa sia successo prima, si misurerà poi in solitudine con le richieste della scuola. Quindi c'è questo rapporto molto forte tra tutti gli adulti che circondano i bambini e i ragazzi, soprattutto quando si è bambini e si sono vissuti eventi traumatizzanti e avversi. Il bisogno di adulti presenti e attenti è fondamentale e devono essere adulti che condividono un pensiero su quello che significa adozione. E quando parlo di adulti non parlo soltanto dei genitori, parlo anche degli insegnanti. Parlo dei genitori e dei compagni di classe. Qua è la società e come la società accoglie gli alunni adottati. Però attenzione, come la società accoglie la pluralità e le differenze di tutti è la cosa fondamentale. Perché il punto che aiuta i bambini e i ragazzi a crescere e a trovare una propria collocazione e una propria appartenenza sociale è proprio il fatto che possano trovare un posto naturale in cui inserirsi, in cui le proprie storie non suscitano stupore. Sappiamo perfettamente che il processo di storicizzazione del pensiero storicizzante a scuola è sollecitato sin da subito dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria, e sappiamo che questo avviene spesso, ancora troppo spesso, attraverso schede stereotipate. Ma non soltanto schede stereotipate che si trovano nei libri di testo e che, lasciatemi dire, non è che non rappresentano i vissuti degli alunni adottati, spesso falliscono di rappresentare un po' quasi tutti i vissuti, proprio perché la stereotipia non appartiene agli esseri umani. Ma talvolta vengono anche rimpiazzati da progetti che diventano troppo didascalici sull'adozione e che tendono a escludere invece che includere, a sottolineare differenze invece che a permettere di comprendere che tutte le differenze sono accoglibili. Capita che nelle situazioni conflittuali che a volte si innescano in classe, frammenti di ricordi possano irrompere in maniera spiazzante attraverso agiti repentini dei bambini. Gli alunni possono raccontare a scuola cose che ancora non dicono a casa.
e possono farlo in maniera caotica e scomposta, e fin troppo spesso ancora in situazioni complesse. La reazione della scuola si concentra sulla richiesta di una certificazione che garantisca maggiori risorse agli insegnanti. Questo tuttavia sposta l'asse. Il problema certificato ora pesa sul bambino, che viene visto soprattutto per ciò che gli manca, e si perde di vista la dimensione storica, il perché dei comportamenti, il motivo emotivo che riempie o può impedire o ostacolare la libertà esplorativa dell'apprendere. Serve davvero un po' una rivoluzione in questo, anche una rivoluzione pedagogica, che naturalmente prenda spunto da quello che insegna l'adozione, ma per andare incontro ai bisogni di tutti gli alunni. Una ricerca fatta dal coordinamento CARE nel 2019 rivela che i genitori adottivi tendono a percepire positivamente le competenze degli insegnanti nella gestione dell'inclusione in classe dei figli e nella gestione della difficoltà linguistica, mentre percepiscano meno positivamente, soprattutto se si hanno figli nelle scuole superiori e pubbliche, le competenze degli stessi insegnanti sulla gestione delle tappe evolutive della crescita, sulla storia personale, sulle conseguenze degli apprendimenti, sugli apprendimenti degli eventi traumatici del passato. Tuttavia, è paradossale, ma accade così. Nel momento in cui la stessa domanda, cioè una percezione delle proprie competenze, viene volta agli insegnanti ribaltano questa valutazione e si sentono molto più forti nella gestione di quello che viene definita come la gestione della storia personale, o anche la gestione dei comportamenti dovuti a pregressi traumatici, piuttosto che invece sull'accoglienza linguistica e sulla comprensione di altre situazioni che riguardano gli alunni adottati a scuola. È interessante questa, diciamo, inversione di pensiero tra genitori e insegnanti, forse significa soprattutto che ci sono ancora degli spazi da esplorare, delle cose, che mancano. E qua vorrei tornare a quello che ci sollecitava, su cui ci sollecitava Devi Vettori, il bisogno di coltivare la narratività negli spazi sociali. Manca ancora molto e manca oggi molto nella scuola. Prendersi tempo per creare spazi di narrazione. E ripeto, questo non significa sottolineare la differenza di alcune storie o esemplificarla o renderla didascalica, ma creare la possibilità che le differenze di ognuno possano esprimere e coesistere in quell'intreccio di destini, a cui faceva riferimento Calvino nel Castello dei Destini Incrociati. Nel percorso di formazione che la Commissione e l'Istituto degli Innocenti hanno realizzato sulla scuola, questo viene sottolineato e a un certo punto viene detto che la narratività, ovvero la capacità di raccontare se stessi e la propria storia, è una competenza fondamentale per poter integrare il dolore e creare un'immagine di sé adeguata ed attribuirsi un ruolo nella costruzione di un proprio romanzo familiare. Penso che sia molto importante, forse mai come adesso, in cui tutti gli studenti e tutti gli alunni stanno vivendo un periodo molto difficile e molto traumatico, mi viene da dire. Avrebbero bisogno tutti di spazi di narrazione, ma non solo gli alunni, forse anche gli insegnanti hanno essi stessi bisogno di partire dall'aguzzare lo sguardo su se stessi e sulle proprie emozioni e su quello che stanno vivendo per poterlo vedere veramente in una circolarità e connesso a un prima che sembra abbastanza distante e distaccato. Nel percorso di formazione che citavo anche prima, e se ci sono insegnanti in ascolto, io veramente li invito a iscriversi e a fruirne perché è un percorso molto molto pensato e centrato su questi temi. Si parla di una progettualità possibile per la scuola, progettualità che permette di aprire lo sguardo, di creare un clima accogliente in classe per tutti, ripeto, se il clima non è accogliente per tutti, anche gli alunni adottati avranno difficoltà. Quindi non si tratta di rinchiudere su una categoria, ma di aprire verso un'umanità che ha bisogno di accoglienza tutta. Si parla di progettualità, per esempio, attraverso libri o video, attraverso la possibilità di un fare oltre che leggere, di un essere in modo cinestetico, di essere in modo
artistico esseri narrativi. Sono progetti che permettono di costruire un pensiero su di sé e di toccare, di vedere la realizzazione della propria narrazione e di comunicare. Confesso che ieri stavo vedendo un film dove la narrazione aveva un grande valore, Precious, un film molto forte, molto denso, ma in cui l'insegnante in classe con ragazze, con una vita veramente drammatica, usa il metodo della narrazione proprio per aprire all'apprendimento e a possibilità sulla propria storia. Quindi non si racconta di sé a comando. Non lo si fa perché è stato assegnato un compito o verrà dato un voto. Non si possono usare griglie precostituite e neanche creare griglie precostituite sull'adozione stessa. Non si può narrare di sé in assenza di protezione. E non è un caso, infatti, che una delle regole principali dei laboratori realizzati dalla Libera Università dell'autobiografia di Demetrio sia sempre la libertà di non dirsi, di non leggere ciò che si è scritto o anche di non scrivere a volte, se in classe si vuole stimolare la possibilità di pensarsi e raccontarsi. Cruciale per tutti e sicuramente anche per i ragazzi e le ragazze adottate. Ossia, se si vuole lavorare sulla capacità narrativa, è importante che ci sia cura e struttura, ma l'impalcatura deve necessariamente essere leggera, una nuvola, perché la vita di questo è fatta, di sogni, di segnali, di miraggi, di sfumature, di verosimile, come diceva prima il dottor Luzzatto, non sempre di verità assolute, le verità si co-costruiscono talvolta. Vorrei lasciarvi con un'ultima frase che è estratta dalle Città Invisibili di Italo Calvino. Una frase che per me è molto significativa su quello che significa ricercare se stessi e ricercare un senso e la propria storia. Chiese Marco a Kublai: tu che esplori intorno e vedi segni, saprai dirmi verso quale futuro ci spingono i venti propizi? Risponde Marco: per questi porti non saprei tracciare la rotta sulla carta, né fissare la data dell'approdo. Alle volte mi basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo di un paesaggio incongruo, un affiorare di luce nella nebbia, il dialogo di due passanti che si incontrano nel via vai per pensare che da lì metterò insieme a pezzo a pezzo la città perfetta, fatta di frammenti mescolati col resto, di istanti separati da intervalli, di segnali che uno manda e non sa chi li raccoglie. Se ti dico che la città a cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada, ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla. Forse mentre noi parliamo sta fiorando, sparsa entro i confini del tuo impero. Puoi rintracciarla, ma a quel modo che ti ho detto. Ecco, se come insegnanti siamo pronti a questo, a cogliere i segnali dei nostri studenti e dei nostri alunni e a permettere loro di dirsi e di essere, noi abbiamo dato realmente un contributo sociale al divenire delle persone. Grazie Anna per il tuo intervento e anche per questa sollecitazione finale. Credo che tu debba spengere il tuo microfono perché c'è questo ritorno fastidioso non tanto per me ma quanto per chi ci ascolta. Ok, allora veniamo adesso ad approfondire un tema di grande attualità. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un sempre crescente utilizzo dei social media per raccogliere informazioni sulla propria storia di vita, sulle proprie origini, con esiti spesso anche fuorvianti, per non dire pericolosi. Che nuovi scenari apre, diciamo, l'utilizzo di questi social? Con riferimento alla ricerca delle proprie origini. Di questo vogliamo parlare con Marta Casonato, che tanto ha studiato questo fenomeno, che è psicologa e professore invitato presso l'Istituto Universitario Salesiano di Torino. Prego, Marta.
Grazie, grazie Raffaele, grazie a tutti. Dicevo che sono davvero molto onorata di questo invito e sono anche molto lieta che si parli, come dire, di questo tema in questa modalità e con questa portata. Allora, i tempi purtroppo sono stretti e quindi andrò molto veloce. Volevo farvi una piccola prospettiva storica, riflettere un po' su questi nuovi scenari. In realtà andrò veloce su questo, ma vi lancio qualche stimolo. Facebook è nato nel 2004 e i primi test del DNA, come dire, da fare in casa risalgono al 2007. Quindi parliamo di scenari che sono nuovi, ma sono sicuramente già affermati nel mondo dell'adozione, direi da almeno una decina d'anni e viaggiano anche a una velocità particolarmente elevata, quindi impongono di essere costantemente, di continuare a riflettere, diciamo, sugli scenari che aprono. In questa immagine vedete delle fotografie dell'archivio dell'Istituto degli Innocenti che vi suggerisco di andare a visitare se ne avrete l'occasione. Volevo dirvi appunto che comunque il tema è un tema molto antico. Ma veniamo a internet, vediamo se riesco a governare le slide. Sì, ecco, allora, come ci hanno sottolineato in tanti oggi, parliamo di un percorso, di un processo di ricerca che può avere obiettivi diversi per la stessa persona in momenti diversi e internet, in quanto, come dire, grande calderone di possibilità, offre anche diverse possibilità di risposta a seconda appunto di quello che è la fase del percorso in cui la persona si trova e di qual è l'interrogativo che muove questo. Ho provato a immaginare un pochettino di questi scenari. Ma prima voglio sottolinearvi questo aspetto che riporto spesso, e cioè che dobbiamo immaginarci questi percorsi di ricerca come una sorta di imbuto. Quando parliamo di ricerca delle origini, e lo facciamo in particolare con riferimento ai social network, la prima e a internet, la prima immagine che si accende nella mente di molti è: si stabilisce un contatto con la madre, tipicamente la madre biologica via Facebook. Ecco, questa è la punta di quell'imbuto. In realtà, i percorsi di ricerca, ce l'hanno detto tantissimi relatori oggi, sono percorsi di ricerca molto più ampi, che nella maggior parte delle persone, pensiamo appunto alla parte alta dell'imbuto, riguardano interrogativi differenti. E poi questi interrogativi via via si stringono sia in termini di percentuali di persone che effettuano poi i passaggi successivi, ma anche in termini di definizione sempre più stretta e sempre più chiara di quello che è l'interrogativo che voglio andare a ricercare, la risposta che voglio andare a ricercare. Ecco, rispetto a questo io ho provato a sintetizzare in questa tabella quali possono essere gli interrogativi che riguardano le persone adottate e quali risposte può dare in questo senso il web. Vedete che il primo interrogativo, che si pone un po' nella parte alta dell'imbuto di prima, è un da dove vengo. Quindi immaginate che internet può dare risposta o aiutare a trovare risposta a questi interrogativi banalmente, ad esempio nell'adozione internazionale, ci sono state molte domande in chat oggi sull'adozione internazionale rispetto alla propria cultura di origine, a rivedere dei luoghi dall'alto attraverso Google Maps o addirittura frontalmente in certi casi, a scoprire delle informazioni sulla propria etnia, sulla propria cultura di nascita attraverso Wikipedia, attraverso YouTube, la possibilità di risentire delle lingue straniere. Quindi internet dà risposte diverse che partono anche da questo livello qui e poi si stringono via via. Rispondono a interrogativi che riguardano l'essere adottato. Cosa significa essere adottato? Immaginate la potenza per una persona adottata di trovare in gruppi di altri adottivi adulti, in siti di associazioni o in blog di qualche altro adottato che si racconta gli stessi sentimenti che lui stesso o lei stessa in prima persona ha vissuto. Ma può riguardare anche delle informazioni sui procedimenti adottivi in generale, quindi come funzionava l'adozione ai tempi in cui sono stato adottato io, come funziona oggi, e poi via via aspetti che hanno a che fare più con la propria storia, quindi come ad esempio aggiorno le informazioni di cui già sono in possesso, ce l'hanno detto bene il dottor Luzzatto, ma anche la dottoressa Laera, l'interesse a capire che cosa è successo nel frattempo e quindi ad esempio a vedere com'è oggi l'istituto in cui sono cresciuto.
vissuto o che come si muove il mio paese di origine rispetto ai documenti della mia storia. E poi via via cercare sempre di più su ad esempio il proprio bagaglio genetico, ma anche su capire che passi fare per cercare ulteriormente. Internet dà risposte anche in questo senso, attraverso, come vi dicevo, gruppi di adottati, siti di associazioni, pagine di servizi italiani e stranieri che accompagnano in maniera a volte seria, purtroppo a volte meno, gli adottati in questi percorsi di ricerca e proprio li stimolano rispetto ai passaggi da fare, ad esempio anche ai passaggi da fare per presentare istanza al Tribunale per i minorenni, fino poi ad arrivare agli interrogativi sulla propria storia e quindi al conoscere dei volti. Badate che quando c'è un interesse verso la famiglia di nascita, non per forza è un interesse di entrare in diretto contatto, ma magari anche se semplicemente di osservare un volto e il contatto non interessa, oppure di avere informazioni sulla storia medica della famiglia. E qui ovviamente si apre tutto lo scenario dei siti, delle pagine, degli appelli e dei profili personali, quindi se sono già in possesso di nome e cognome di un fratello o di qualcuno, posso andare a ricercarlo direttamente sul web. Vorrei però farvi notare che pensiamo sempre all'adottato che mette mano nel web per la ricerca delle origini, ma così non è, siamo tutti coinvolti, vi ho detto, vi scrivo in questa slide, perché non è soltanto l'adottato che cerca, ma è molto spesso la famiglia adottiva. Questo è un tema su cui sarebbe interessante parlare. Perché sono spesso i genitori adottivi che ricercano degli elementi su internet per il proprio figlio. Badate bene, non perché gli è stato richiesto di farlo, ma perché spontaneamente, attivamente, cioè, e si attivano, spontaneamente si attivano alla ricerca di queste informazioni. E su questo ci sarebbe molto da dire, perché ovviamente poi il fatto di trovare delle informazioni implica una responsabilità su come le ho ottenute, su come le conservo, su cosa me ne faccio. Quando dei genitori adottivi entrano in contatto con i profili, ad esempio, social, di qualche familiare di nascita del proprio figlio, è poi difficile non continuare a controllare e darsi un freno. E peraltro si aprono anche, come dire, delle possibilità rispetto agli algoritmi informatici, quindi alle probabilità che poi questo contatto rimanga in qualche modo nella parte superficiale della rete, perché è stato cercato più di una volta. E poi lo scenario di cui ci ha già parlato anche Grazia Cesaro, di quando è la famiglia di nascita ad attivarsi alla ricerca del figlio andato in adozione, del familiare andato in adozione. In tutto ciò ci stanno anche gli operatori, ci stanno gli operatori che io ho messo al centro non soltanto perché idealmente dovrebbero accompagnare tutte queste persone, ma perché in alcuni casi sono anche loro stessi a venire attraverso il web a conoscenza di alcune cose. Questo, ad esempio, succede spesso nell'adozione internazionale. Allora, qui vi ho messo un'immagine di un sito di appelli. Vi rimando, siccome il tempo stringe, rispetto ai contenuti su questo tema, anche alla formazione a distanza che è caricata sul web. Lì troverete anche altre informazioni rispetto a questo. Però quello che vi volevo far notare è che nei siti degli appelli, innanzitutto è molto semplice perché basta scrivere sono nato il tal giorno nella tal città. Se c'è qualcuno che sa in qualche modo della mia storia dall'altra parte, dal lato della famiglia biologica, è semplice che veniamo messi a contatto e viceversa, quindi se è il genitore di nascita a pubblicare l'annuncio. Ma il dato su cui vorrei farvi riflettere è quello dei numeri. Questa pagina che vi ho postato è seguita da 195.000 persone. 195.000 persone potenzialmente si vedono nella propria homepage di Facebook l'annuncio che viene pubblicato su questa pagina. A loro volta, come spesso viene richiesto in questi siti, ripubblicano l'annuncio, quindi questo significa che hanno un effetto a cascata importante. Questo ve lo dico perché, ve lo dico non per fare pubblicità a queste pagine ovviamente, ma per farci per riflettere tutti insieme sulla portata che ha la decisione di mettere un post in queste pagine, nel senso che si instaura un meccanismo che poi è difficilmente governabile e quindi il mio input è pensiamoci bene prima di fare queste cose.
Altro aspetto connesso a questi nuovi scenari è il DNA. Io sul DNA vi dirò poco, ci sono persone che in Italia l'hanno studiato anche più di me nell'adozione. Quello che vi dico, proprio solo qualche informazione, è un po' per sottolineare l'accessibilità di queste cose, perché sono test che si ricevono a casa per posta, hanno un costo abbastanza contenuto, attorno ai 50 euro, e nel giro di pochi cioè, insomma, poche settimane si riceve indietro quello che è il proprio risultato genetico. Il test autosomico fornisce un profilo genetico della propria persona. Che ci dice che cosa? Ci parla delle origini etniche, che ad esempio in alcuni casi di adozione internazionale sono molto interessanti. Quindi rispetto pensiamo ai paesi in cui ci sono vari gruppi etnici, ad esempio può essere un dato interessante quello di scoprire qual è, la componente che riguarda il mio patrimonio genetico. Ma ci dice anche qual è la percentuale di DNA condiviso con altri. Ora, per fare questo però non è che ci arriva per posta il nome e cognome della persona con cui siamo imparentati geneticamente. Una volta ottenuto il risultato, o la stessa piattaforma che ha venduto il test o altre piattaforme suggeriscono di pubblicare il proprio profilo in quelle banche dati, di modo che se c'è qualcun altro che condivide una parte del nostro patrimonio genetico, sia il sistema stesso a metterci in contatto. Chi si trova in questo modo? Si trovano per lo più cugini di primo, secondo e terzo grado. In alcuni casi è stato anche trovato il genitore biologico. In Italia non è ancora così diffuso, anche se badate bene, io vi ho portato l'immagine di MyHeritage, una piattaforma che è nata in Israele, un'azienda che è nata in Israele nel 2003, conta 60 milioni di utenti nel mondo e 1,4 milioni di utenti solo in Italia. Sono utenti che non tutti hanno fatto l'analisi del DNA, alcuni hanno semplicemente caricato il loro albero genealogico, ma la piattaforma unisce queste due informazioni e quindi, come dire, se c'è anche solo un dato del DNA che riguarda una persona di quell'albero genealogico, questo apre a nuovi link, a nuovi contatti. Un'altra immagine che vi ho portato sono le successive tratte dal sito di MyHeritage, trova pareti che non sapevi esistessero e proprio delle testimonianze di persone che hanno trovato i propri parenti biologici con questo dato che volevo farvi vedere, ordina ora solo 49 euro con l'offerta anche, no? Ecco, a me colpisce molto come su un tema così sensibile, penso il massimo livello di sensibilità dei dati, che è il proprio patrimonio genetico, di questa cosa si parli con un linguaggio che è un linguaggio del marketing. Quindi, per riassumere, gli strumenti di cui abbiamo parlato, internet in generale, quindi non soltanto i social network, ma internet e il DNA, hanno sicuramente la caratteristica di agire con grande immediatezza, quindi di dare una risposta subito. Se io decido di digitare su Google qualcosa rispetto al test del DNA, io trovo subito un'informazione rispetto a come mi posso muovere, o entro velocemente in contatto con dei gruppi di altri adottati o con dei profili Facebook. Interrogo internet nel momento in cui lo voglio e non è detto che però quel momento sia il momento in cui io sono già davvero pronto per ottenere delle risposte. Un altro aspetto che riguarda questi sistemi è quello dell'accessibilità. Utilizzano tutti linguaggi molto accessibili. Infatti, se qualcuno di voi ha familiarità con gli appelli, sa che gli appelli vengono scritti anche in una maniera molto, come dire, di getto. Sono poco pensati talvolta, perché proprio è così accessibile che può raggiungere tutti, persone con strumenti anche diversi, e può raggiungere in maniera molto facile. Ma l'aspetto che a mio avviso, le slide non collaborano tanto, è quello più centrale, che è, come dire, vissuto sia come un punto di forza da chi utilizza questi mezzi, ma che è anche un grande elemento di rischio, è quello della portata, della condivisione, che è un po' l'aspetto che vi facevo vedere prima rispetto al blog. Io penso di condividere questa qualcosa su internet con un determinato numero di persone, ma in realtà l'effetto di internet è un effetto a cascata, soprattutto l'effetto social, e quindi poi non riesco a governare tutto l'impatto che questo può avere.
Tutto questo, cioè, porta sicuramente a degli esiti che possono essere anche un pochettino rischiosi per ragioni di tempo, sono già oltre i tempi previsti, quindi ve ne cito solo alcuni. Mi metto alla ricerca e non trovo nulla, o trovo dall'altra parte una porta chiusa. Immaginate la portata che questo può avere per una persona che sulla propria pelle ha vissuto il trauma dell'abbandono, il sentire una chiusura rinnovata dall'altra parte. Pensiamo ad esempio ai figli che non sono stati riconosciuti. Ma può anche trovare un'immagine che inizialmente sembra idilliaca di quella che è la propria storia di origine, che poi via via assume connotazioni differenti. E soprattutto di questo scenario, a questo scenario tengo particolarmente, si cerca un contatto. Tipicamente cerco un fratello, non mi interessa entrare in contatto con i genitori di nascita, questo accade soprattutto per i minori adottati da una certa età, ma poi è lo stesso fratello a mettermi in contatto con altri parenti e io, una volta stabilito questo contatto su internet, faccio fatica a chiuderlo perché a quel punto ho reso disponibili delle informazioni su di me che non sono più soltanto la mail in cui io posso, come dire, reindirizzare allo spam. Alcuni indirizzi con cui non voglio comunicare, ma sono delle informazioni sulle mie passioni, su dove vivo, su cosa faccio, che poi non posso più, cioè non posso più premere il tasto reset e cancellare. Tutto questo quindi ovviamente ha una serie di rischi di agire, internet permette di agire molto in fretta e il fatto che non si agisca in fretta non consente un percorso interiore di rielaborazione di quelli che sono anche semplicemente i propri bisogni di risposta. Quindi non soltanto rielaborazione di ciò che trovo, ma di rielaborazione di cosa cerco. Richiedono di soffermarsi, di lasciar decantare questi percorsi di ricerca. E poi, come vi dicevo, gli scenari possono essere anche complessi, ma quello che più ci preoccupa, scusate, è che tutti questi percorsi potenzialmente possono essere effettuati in solitudine. Quindi immaginate la portata di questi episodi su persone, magari ragazzi adolescenti o su persone psichicamente fragili. Immaginate come si trovano poi a gestire le conseguenze non solo emotive, ma anche pratiche, concrete di tutto questo. Ecco, io vorrei concludere con questa immagine che ci sottolinea, dovrebbe essere una GIF, ma mi sa che non funziona, che ci sottolinea come se da un lato internet offre una sensazione di poter fare in prima persona, poter agire in propria persona sulla propria storia, il sentimento di autodeterminazione lo chiamiamo in psicologia, la percezione di avere le redini del proprio percorso di ricerca in mano, che immaginiamo possa essere un aspetto molto importante per chi lavora sulla propria storia, perché la storia è qualcosa di estremamente personale e quindi c'è il desiderio in qualche modo di governare questo processo. Ma allo stesso tempo, nella GIF che non riesco a mostrarvi, c'era un dito che premeva sul lato sinistro della bilancia, quello in cui ho segnato la parola accompagnamento. È fondamentale riequilibrare, riportare attenzione anche all'accompagnamento, all'affidarsi a qualcuno che possa farsi da intermediario, possa accompagnarmi, possa suggerirmi i passaggi da effettuare, possa prefigurarmi quelli che sono gli scenari possibili prima che io immetta in moto una macchina, diciamo, un motore di una macchina. Ecco, io credo che l'interrogativo su cui dobbiamo tanto riflettere e lavorare è come far arrivare questo messaggio della necessità, della centralità dell'accompagnamento anche in questi canali che non sono i canali della ricerca istituzionale e che però muovono una grandissima parte delle ricerche, dei percorsi di ricerca delle origini o delle radici. Grazie. Grazie, grazie Marta. E Marta era il nostro ultimo relatore per oggi. Adesso arriviamo allo spazio dedicato alle domande, tra le quali è stato veramente difficile selezionarne, diciamo, un 5-6. Allora, innanzitutto ci sono molte domande di carattere, diciamo, più generale, molti partecipanti non ricordano, non hanno trascritto il nominativo di un titolo di un libro o una citazione o il titolo di un film, quindi insomma su questo poi raccoglieremo tutte le citazioni che sono state fatte e le renderemo disponibili. Poi ci sono nuove domande.
riferite per esempio alla possibilità di ottenere l'attestato di partecipazione. Se avete necessità di avere l'attestato, scrivete a FAD_2020@istitutodegliinnocenti con una sola i tra degliinnocenti.it e vi verrà mandato l'attestato. Per quanto riguarda la registrazione, oltre alla disponibilità sul sito, al termine del webinar ogni partecipante riceverà una mail con il link alla registrazione del webinar. Passiamo adesso alle domande. C'è una domanda per la dottoressa Laera, una domanda che è molto articolata, però ci sembrava molto interessante, quindi vorremmo che lei desse una risposta su questo specifico aspetto. Lei parlava nel suo intervento del rischio di credere nel primato del legame di sangue. Un partecipante ci chiede come si può intervenire per far sentire la propria voce da operatori di comunità di fronte ad un tribunale per minore o ad alcuni servizi che sembrano sempre più dimenticarsi della centralità del bambino all'interno dei procedimenti e per smuovere storie di bambini che sembrano parcheggiati per anni all'interno di case famiglie. Magari proprio di fronte a lunghe ricerche di soggetti di famiglie d'origine o alla difficoltà di superare difficoltà da parte del genitore, che di conseguenza porta un allungamento dei tempi di vita del bambino all'interno della struttura, allungamento che a volte arriva a raggiungere anni, portando, avendo insomma delle conseguenze negative su di lui. Domanda molto articolata. Dottoressa Laera, prego. Allora, spero mi sentiate bene perché io non ho avuto un audio perfetto per quanto riguarda la domanda. Comunque, a grandi linee, come vi ho detto, questo è uno di quei momenti storici in cui l'adozione non gode buona salute come istituto. E proprio perché c'è questo ritorno della centralità dei legami di sangue. E quindi di una concezione, diciamo, patriarcale della famiglia, e per cui il figlio è proprietà, anche quando non se ne occupa, anche quando si è dannosi come genitori per la crescita del figlio. Quindi la conservazione dei legami di sangue ad ogni costo corrisponde a una cultura precisa che noi operatori. Come dire, io poi sono 40 anni che mi occupo di adozioni, vedo queste oscillazioni così, nel sentire comune, ma anche nel sentire di giudici e degli operatori stessi, che sono ancorati più o meno a questa concezione o ad altra. Quindi è un fattore culturale molto importante. Che dobbiamo, come dire, contrastare, perché la realtà è che è un ritorno indietro di qualche decennio, considerare l'indissolubilità dei legami di sangue e la loro conservazione ad ogni costo, che poi il costo in realtà lo paga soltanto il figlio in genere di questa, ideologia, di questa concezione. Che è molto diffusa non solo in Italia, dove peraltro, come vi ho detto, le leggi sull'adozione sono state rivoluzionarie, ma anche molto all'estero e in alcuni paesi d'origine, tant'è che noi ci ritroviamo a avere proposti in adozioni internazionali bambini sempre più grandi perché appunto si cerca ad ogni costo di conservare il suo legame con la famiglia d'origine. Mi vengono in mente tanti paesi, ma adesso non è il caso qui di specificarli. E cosa possiamo fare noi in Italia? Beh, noi dobbiamo fare una grande battaglia culturale e come servizi, voi come servizi dovete mandare delle relazioni molto, molto precise, molto accurate, con delle proposte. Certo, poi sarà chi deve decidere che valuterà se accoglierle o meno, però
Sono consapevole che effettivamente questa cultura, questa mentalità sta ritornando in auge anche in Italia, per cui ci sono anche tribunali che preferiscono fare affidi sine die invece che dichiarare adottabilità quando magari i presupposti ci sarebbero. Questo è un problema. E ripeto, non sono solo i servizi che devono fare la loro parte, ma io credo che sia tutta la società civile che la deve fare. Bene, grazie dottoressa Laera. Vado in ordine. Ci sarebbe una domanda per la dottoressa Cesaro, per l'avvocato Cesaro. Allora, quali interventi normativi potrebbero essere utili per garantire sia un miglior accesso alle origini che la tutela della riservatezza? Ci sono oggi in Italia sostanzialmente degli strumenti normativi che possono tutelare? No, credo che Mi debba sentite? forse Sì. Grazie, riuscire. Ecco, sì. scusate. Come dicevo, sicuramente abbiamo una struttura normativa che ha una sua tenuta, no? Rispetto all'accesso alle origini e alla tutela, alla riservatezza. Abbiamo però degli strumenti che in questo momento possono essere un po' spuntati. Allora, da un punto di vista dell'accesso alle origini è evidente che siamo tutti in attesa di una disciplina da parte del legislatore che vada a disciplinare un po' tutti gli aspetti, no? di cui abbiamo parlato, proprio per evitare che ci siano queste prassi e poi diciamo, che ci siano situazioni di tribunali o la giurisprudenza di legittimità del tribunale di merito che vadano poi a disciplinare come è accaduto appunto nel caso diritto appunto all'oblio della madre che non vuole essere nominata dopo il parto e che poi è deceduta, ma ci possono essere anche appunto altri problemi, come ad esempio il caso si potrebbe verificare della trasmissibilità del diritto alle origini nel caso appunto in cui il titolare possa venire a mancare. Quindi ci sono tutta una serie di discipline che dovrebbero essere date per avere tutti come dire, degli strumenti di lavoro uniformi. Molto, secondo me, bisognerebbe fare però anche per quanto riguarda la riservatezza. La tutela della riservatezza, come dicevo, abbiamo degli articoli, ma non dimentichiamo, questo non so se l'ho messo bene in evidenza, che poi non è così facile utilizzarli, no? Nel senso che chi dovesse poi cominciare a ragionare, ad esempio, ad utilizzarsi, dovrebbe comunque, che ne so, per quanto riguarda ad esempio anche l'attivazione del garante, dare i suoi nuovi dati, per quanto riguarda un ricorso giurisdizionale. Il genitore adottivo deve dare i nuovi dati del minore, cioè è comunque complicato intervenire. È quindi secondo me necessario che si creino degli strumenti anche ad hoc più puntuali, per quello che io facevo riferimento alla legge sul cyberbullying. La legge sul cyberbullying che prevedeva la possibilità diretta, ad esempio, dello stesso soggetto di intervenire automaticamente tramite il web, questo secondo me sarebbe sicuramente una possibilità appunto di intervenire. In questo caso chiaramente ci dovrebbe essere una modifica normativa perché qualora la ricerca venga fatta via web appunto solo per motivi di ricerca da parte della famiglia biologica, dovrebbe appunto poter rientrare tra le finalità che la legge va a coprire, cosa che appunto in questo momento non pare non essere. Io dico solo questo, ragioniamo su questi aspetti. Tutti i relatori hanno parlato dell'importanza dell'accompagnamento e dell'importanza appunto di avere anche una effettività della tutela a portata delle persone che hanno queste necessità. Quindi è necessario che questi strumenti abbiano davvero una reale praticabilità. Quindi, ripeto, anche garantire nel momento in cui io faccio la segnalazione la possibilità di anonimato di chi sta facendo la segnalazione perché non vuole dare i suoi dati, ad esempio, potrebbe essere già un aspetto sul quale dobbiamo cominciare a ragionare. Quindi io dico che al primo posto ci dovrebbe essere utilizzare gli strumenti che abbiamo, ma renderli adattabili a quella che è la nuova realtà che noi ci siamo trovati come dire, che ci troviamo quotidianamente
con cui ci troviamo quotidianamente a relazionarci. E poi, come diceva la dottoressa Laera, è necessaria una sensibilità di tutti. Questo deve essere comune, come missione comune, sensibilità comune, lavorare tutti insieme con questo tipo di sensibilità all'attenzione, rispetto alla privacy, diciamo, di queste storie. Certamente, grazie, grazie. Debbie, una domanda anche per te. Come persona, come adulto adottivo, quanto e come ritieni sia necessario raccogliere e ricevere informazioni sulla propria storia personale? Accennavo Ti anche sentiamo prima, pianissimo. mi sentite pianissimo? Provo ad alzare il microfono. Sì. Ecco, spero Forse non ci siano c'è il volume basso, interferenze. eccoci, sì, ti Sì, sentiamo. forse adesso è meglio, spero non ci siano interferenze bambinesche, nel caso perdonatemi. Allora, Tutto si come... perdona, Emi. Grazie. Come accennavo prima, sicuramente le informazioni che si possono ottenere, scusatemi un attimo. Successo, ah, ecco, torna da noi. Ho Scusatemi, ma ho i lavori vicino casa e proprio ho avuto un problema. Allora, dicevo che come accennavo Non prima, il ti fatto sentiamo di... più. Devi alzare il Mi volume. sentite? No, purtroppo no. Allora, Ecco, adesso? sentiamo anche i lavori, però Ecco, insomma. sì, mi dispiace, proprio oggi. No, no, figurati. No, dicevo che come accennavo prima, il fatto di ottenere informazioni o meno in realtà, è sicuramente una parte del percorso che si fa alla ricerca delle proprie radici, dei propri legami. Ma non è quella, diciamo, cioè non direi che sia quella imprescindibile, nel senso che questo è un viaggio che si fa appunto in ricerca di se stessi, un po' del proprio vissuto, anche proprio della propria elaborazione, no? È proprio un percorso più lungo, anche più, come dire, articolato del solo avere informazioni, un po' perché talvolta queste informazioni non ci sono, quindi per tanti motivi non sono reperibili, e un po' perché la propria storia va oltre alle informazioni che si possono ottenere, no? È qualcosa di più ampio, di più ricco di sfumature, anche perché poi credo che molto faccia la differenza il senso che si può e che si riesce a dare a queste informazioni, il contesto in cui si riesce e si può a inserirle. Per cui ecco, credo che abbiano sì importanza, ma non siano determinanti per poter avere una visione della propria storia serena. Ecco, sono una parte, ma non l'unica e non quella, cioè senza informazioni si può comunque riuscire ad avere una visione sul proprio vissuto articolato ed elaborarlo. Ovviamente nel caso in cui queste informazioni ci siano, le si inserisce anche in quello che è proprio tutto il proprio vissuto, la propria storia. Grazie, Devi. Leonardo, Devi, forse devi chiudere il microfono. Grazie. Leonardo, ci sono tantissime domande anche per te e ne abbiamo scelta una. C'è una differenza dal punto di vista psicologico tra la ricerca dei genitori e quella di altri parenti, in specie i fratelli? Sì, c'è. Anche se di solito parliamo della ricerca delle origini, soprattutto pensando alla ricerca dei genitori e la madre in modo particolare, come si è detto, in realtà quello che l'esperienza indica, ma anche la letteratura, è che i fratelli sono i più cercati e sono quelli che sono più in mente delle persone adottate. Ci sono due questioni a riguardo. La prima questione è quelli che sono rimasti a casa, diciamo alla casa delle origini, sui quali ci si interroga che fine hanno fatto, quelli che poi sono andati in adozione separatamente. C'è un problema sulla divisione delle fratrie.
Spesso le famiglie che non riescono a allevare i figli non riescono con più di un figlio, naturalmente, soprattutto nei paesi stranieri. E quindi succede che ci siano delle fratrie numerose che vanno in adozione separatamente. In questo momento, il ragazzo di cui parlavo prima, che è un ragazzo adottato, quello di 14 anni, fa parte di una famiglia amplissima, sembra che siano stati ricostruiti 16 fratelli, ma sicuramente ce ne sono, lui è in adozione con un fratello e ce ne sono altri due che sono stati dati in adozione a un'altra famiglia e con la quale si frequentano, ma con la quale, diciamo, con gli altri fratelli, questo ragazzo è andato a cercare tutti i ipotetici 12 che mancano all'appello, e mentre invece né lui né l'altro fratello con cui sta cercando si sono interessati particolarmente di cercare i genitori o gli ascendenti. Direi che la ricerca sulla linea orizzontale, laterale, è forse quella che intriga più a lungo. Di solito la ricerca dei genitori o della famiglia originaria in senso ascendente, ritorna più volte, ma è come se si accendesse e si spegnesse. Quella dei fratelli è una luce forse più tenue, ma che non si spegne mai, rimane costantemente accesa sempre. Le ricerche di altri parenti, i nonni o gli zii, diventano importanti quando queste persone sono state importanti nell'esperienza di crescita dei bambini. Una delle cose più accorate, diciamo, è laddove ci sono dei nonni sostitutivi dei genitori, l'interrogativo se siano ancora in vita dopo tempo e il senso di perdita potenziale di un pezzo di radici in questo caso è più forte. Però la cosa più interessante mi sembra essere, proprio per la continuità della ricerca, quella delle fratrie e della stessa generazione, dove il senso di unità è molto forte e gli adottati si cercano moltissimo. Grazie Leonardo. Anna, c'è una domanda interessante da una maestra per te. Questa maestra ci scrive: buongiorno, ho in classe un bimbo adottato da un altro paese. Quest'anno affrontiamo il tema della storia personale. Posso contare sul materiale che trovo nel libro di testo o è meglio che lo cambio per il bimbo adottato? Grazie Raffaella, questa domanda in effetti permette di ricentrare di nuovo su questo dovere sociale, no? Il luogo della socialità, lo spazio della socialità ha un ruolo molto importante perché sostiene la narrazione di chi si racconta. Questa è un po' la finalità che secondo me la maestra e tutti gli insegnanti, noi insegnanti, dobbiamo tenere in mente. Quindi, dico solo due cose. Prima di tutto, non si seleziona, suggerisco di non selezionare mai materiale che differenzi gli uni dagli altri nella propria classe. Cioè, un alunno adottato non deve ricevere un compito speciale che lo separi dagli altri. Questo, io colgo nella domanda la possibilità di questa separazione. Prima parlavamo di inclusione, la storia del gruppo classe è una storia che si costruisce attraverso destini incrociati dei singoli che devono poter coesistere, quindi non deve essere qualcosa fatta per qualcuno piuttosto che per qualcun altro. Lo dico per l'alunno adottato, ma è uno dei pilastri dell'inclusione come viene concepita dalla scuola italiana. Secondo, poi, purtroppo spesso i libri di testo, e qua servirebbe un confronto con le case editrici, tendono a essere ancora troppo stereotipici, non soltanto sull'adozione, su tantissime cose. Quindi, nel momento in cui si tratta di origine, viene un po' schiacciata sull'origine standard, che quindi è la nascita, e poi chi ti ha dato il nome, poi il tuo biberon, eccetera. Mi viene da ricordare che tante mamme biologiche, non adottive, non ricordano quando hanno fatto certe cose con i figli, soprattutto se i figli magari non è il primo, ma il secondo o il terzo. Per
Forse se ci riconcepissimo meglio, appunto, di un'umanità che è fatta anche di fallacie, di dimenticanze, di famiglie non standard, di famiglie che magari socio-economicamente hanno delle difficoltà. E qua mi viene da citare anche i ragazzi in affido, i ragazzi che stanno in comunità, i ragazzi migranti, diciamo, di famiglie non standard, con origini plurime ce ne sono tante, e quindi il mio suggerimento è di avvalersi di progetti che permettano sempre di includere tutti e quindi che non schiaccino su delle stereotipie. Buttiamo via un po' le fotocopiatrici dalle scuole e creiamo progetti ad hoc. Torno a dire, il corso di formazione organizzato dalla Commissione, dall'Istituto degli Innocenti, offre anche spunti agli insegnanti su questo, sono spunti ampli, parlano della libertà del racconto, della libertà della narrazione. Marta, un'ultima domanda anche per te. In chat ci sono state molte domande di operatori, ma anche genitori, che si interrogano su come sia possibile prevenire i rischi di questi percorsi di raccolta di informazioni fatti in autonomia attraverso i social, magari anche da ragazzi molto giovani. Cosa possiamo, come Allora, mi dire, loro? sentite? Forse ci sono due risposte che si possono dare, una prettamente tecnica e che riguarda un po' il prevenire le incursioni da parte di terzi sui profili dei propri figli e questo, come dire, a questo si rimandano varie opzioni che i vari social offrono, ma ce n'è una che credo che sia quella di maggiore spessore che riguarda il fatto di lavorare come genitori nel tempo sull'aspetto della narrazione che è fondamentale perché, come dire, tutti questi queste possibilità di azioni su internet assumono un significato se escono un po' come dal nulla. Se invece si è costruito un percorso di narrazione prima, accompagnando il proprio figlio a prendere confidenza con la propria storia, a digerirla, elaborarla, eccetera, chiaramente le azioni saranno poi diverse e anche le ripercussioni delle azioni saranno diverse. Ma per fare questo, prima di tutto, i genitori devono essi stessi prendere confidenza con la storia del proprio figlio, perché è fondamentale passare da lì. Grazie, grazie Marta. Allora, io ringrazio tutti i relatori per gli spunti interessanti che ci hanno fornito in questa lunga mattinata. Ringraziamo ovviamente tutti i partecipanti. Noi abbiamo toccato anche i 1.000 collegati questa mattina. Quindi è stato veramente un webinar partecipato e di questo vi ringraziamo veramente tanto. La Commissione vi ringrazia perché vediamo come seguite, insomma, il nostro lavoro in questo settore. Io chiederei al dottor Sarita di accedere alla videocamera per le conclusioni di questo seminario. Vi saluto ancora una volta e vi do appuntamento al prossimo webinar che ci sarà il 15 novembre. Prego, dottor Sarita. Perfetto. Allora dicevo, riassumere in poche parole tutti gli spunti interessantissimi di riflessione che sono pervenuti dai vari relatori che si sono succeduti, è veramente un'impresa molto ardua. Io cercherò di provare a indicare due parole che secondo me sono parole chiave nell'ambito della ricerca, nell'accesso alle origini. Le due parole rievocano un po' degli slogan che utilizzavamo noi ragazzi negli anni 70 quando facevamo le manifestazioni studentesche. Noi scrivevamo spesso che la verità ci rende liberi. Era ovviamente un'illusione dell'adolescenza, della giovinezza. Però è vero che nell'accesso alle origini le due parole chiave sono proprio verità e libertà. Io condivido quello che ha affermato il professore Luzzatto quando giustamente ha affermato che non esistono verità che non sono narrabili. Ecco, opinare diversamente significa ledere quello che ormai deve essere chiaro nella mente e nel cuore di tutti, cioè che il diritto a ricercare le proprie origini è un diritto soggettivo perfetto, è un diritto
come ho detto nella mia breve introduzione, che attiene proprio alla dignità dell'essere umano. Quindi tutte le verità sono e devono essere dette. Il problema, come diceva giustamente il professore, è un problema di modalità di narrazione. E questo ovviamente presuppone inevitabilmente, poiché la verità la devono raccontare in primis ai ragazzi adottati, i genitori adottivi, presuppone che ci sia una grossa capacità ovviamente di sostenerli e di aiutarli in questo difficile compito, perché è fondamentale riuscire ad entrare in empatia quando si narrano vicende che possono essere anche molto dolorose. Però è altrettanto vero che è molto interessante anche lo spunto di riflessione laddove si fa riferimento alla possibilità che la verità non si conosca e alla necessità comunque di provare a raccontare una verità che sia verosimile, perché io credo che soprattutto gli adolescenti hanno bisogno di sentirsi raccontare qualcosa dai genitori adottivi. E questo qualcosa, se non è verità, deve essere verosimiliante. Questo è un passaggio, a mio giudizio, molto molto importante. E io ho scritto in passato, molti anni fa, anzi non tantissimi, comunque qualche anno fa, in cui era ancora giudice minorile, che adottare un bambino in adozione internazionale significa adottare tutta la sua storia, significa adottare il suo paese, adottare le sue origini, adottare tutto quello che fa parte del suo mondo. Ecco, io mi auguro che sempre di più, quando si formano le coppie all'adozione internazionale in modo particolare, si faccia una peculiare attenzione sulla disponibilità che deve esistere ab origine. Ripeto, non è una questione di capacità. Il sostegno serve per implementare le capacità, la disponibilità invece a conoscere fino in fondo la storia dei paesi di origine di questi ragazzi e la disponibilità a raccontarla nel momento in cui tutto questo sarà opportuno, vi deve essere ab origine, altrimenti sorgono dei dubbi proprio sulla idoneità della coppia ad adottare. L'altra parola che riecheggia e che ha utilizzato molto, direi in maniera brillante, la professoressa Guerrieri è la libertà. Ecco, la libertà invece è l'altra faccia della medaglia perché è vista dal punto di vista del ragazzo, cioè la libertà che deve avere il ragazzo, l'adottato, di liberamente narrarsi. Ed è molto significativo il fatto che ci devono essere degli spazi sociali dove questa narrazione possa estrinsecarsi nella pienezza, e la scuola in questo ha un ruolo sicuramente fondamentale. Ecco, siamo sempre lì, l'educazione passa inevitabilmente attraverso la famiglia e la scuola. La scuola non può voltare le spalle o essere incomprensibile rispetto a questo bisogno. I maestri devono avere, i professori, gli insegnanti devono avere fino in fondo la consapevolezza, la conoscenza di questo delicato compito. La cultura dell'accoglienza si crea soprattutto all'interno delle aule scolastiche, dove si comprende, si impara a conoscere laddove è corretto questo modus operandi nell'educazione. Si impara a riconoscere che la diversità è soltanto ricchezza. Sono tanti i motivi per cui vi è una crisi nel settore delle adozioni internazionali, però noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare che uno dei motivi più rilevanti, più importanti, è che in questo paese si sta perdendo la cultura dell'accoglienza. Le due cose vanno di pari passo e occorre assolutamente recuperare la cultura dell'accoglienza. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie, arrivederci.